Buonasera a tutti, sono la professoressa Maria Teresa Cassaniello, incaricata di rappresentare la dirigente scolastica Anna Maria Novelli dell'ITT Altamura da Vinci e con suo grande rammarico non può essere qui ad accogliervi in quanto fuori sede per cause di forza maggiore. Porgo pertanto a voi tutti il suo saluto, il suo caloroso benvenuto nel nostro istituto e passo subito a presentare i nostri ospiti ringraziandoli per il prezioso contributo che offriranno in questo incontro di informazione sull'utilizzo consapevole dei new media. Saluto innanzitutto la dottoressa Ida Tammaccaro, dirigente del Dipartimento di Polizia Postale delle Comunicazioni, Compartimento di Puglia, la dottoressa Elena Mazzei del Corecom Puglia, Comitato Regionale per le Comunicazioni. Quindi il professor Daniele, siamo in attesa, non so se è ancora arrivato, sta per arrivare, il professor Daniele Morciano del Dipartimento di Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari, la dottoressa Romana Di Febo, dirigente tecnico USR Puglia, l'ingegner Giuseppe Pascazio e l'ingegner Martino Triggiari, del Comitato Regionale per le Comunicazioni. Saluto e ringrazio anche la professoressa Maria Teresa Santa Croce dell'USR Puglia che coordinerà i lavori di questa tavola rotonda. E salutiamo la professoressa Antonella Tarantino in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, referente per i progetti nazionali. Naturalmente un caloroso benvenuto va a tutti i dirigenti scolastici intervenuti da Foggia e dalla provincia e credo anche dalla BAT, c'è qualcuno della BAT? Forse dovrebbero esserci. E saluto e ringrazio i colleghi qui presenti, referenti e non per il bullismo e il cyberbullismo e un saluto anche ai ragazzi presenti in sala perché in fondo sono loro che danno il senso a questo incontro. Bene, come comunità dell'ITT Altamura da Vinci intendiamo esprimere una grandissima soddisfazione per essere stati individuati come scuola referente per il territorio di Foggia e provincia delle iniziative regionali di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Comunica in sicurezza, appunto, che è stato definito un esempio virtuoso di sicurezza partecipata, lo vediamo anche dal parterre nutrito appunto dei nostri ospiti, il progetto promosso dal Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, dalla Polizia Postale per le Comunicazioni, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale di Puglia, Garante dei Minori e con il Dipartimento di Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari, no? Quindi iniziativa, sappiamo, giunta alla terza edizione, ma ce ne parleranno, insomma, nello specifico i nostri relatori. Io vado correndo perché le cose da dire sono tante, insomma. Intendevamo come istituto referente, veramente, dicevo, esprimere la nostra soddisfazione per la designazione, ma oltre che soddisfazione, avvertiamo comunque la responsabilità che tale ruolo comporta. D'altra parte questo impegno procede nel solco di una mission che è già tracciata negli anni per il nostro istituto e che ci vede ancora oggi fortemente operativi non solo nel campo del raccordo con il mondo del lavoro, impegno poi premiato anche dagli esiti in uscita dei nostri ragazzi, ma ci ha visto molto nel campo con un'esperienza pluridecennale, anche da più di 20 anni, ci ha visti pronti e attivi sul terreno dello svantaggio, sul terreno delle situazioni a rischio e del disagio, con una serie di azioni volte proprio a combattere, dicevamo, situazioni di svantaggio a vario titolo, dal disagio sociale alla dispersione scolastica, con azioni di intercultura, integrazione, inclusione e quant'altro. Spesso anche in partenariato con enti di formazione professionale. No? Il nostro istituto è abilitato Cisco Networking Academy, quindi eroga anche corsi di Information Technologies e quindi il progetto per esempio Get Connected Cisco, a tutti gli effetti un progetto ordinario
di routine ormai nelle nostre classi del biennio, e quest'anno addirittura nei percorsi di alternanza scuola-lavoro in sinergia con questi progetti lo stiamo proponendo anche agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, non soltanto come cultura, diciamo, prima alfabetizzazione digitale, ma anche come educazione digitale, perché da noi la digitalizzazione innerva, diciamo, la didattica ed è contemporaneamente educazione al digitale. È stato un potente mezzo di inclusione per gli svantaggiati ed è stata una rampa di lancio anche per gli alunni, diciamo, più sicuramente per le eccellenze, no? E ha fatto la differenza poi dal punto di vista occupazionale. Bene, tutto questo per dire che quello che diciamo adesso, che stiamo per dire, va a inserirsi in un terreno, in un humus molto fertile e pronto ad accogliere queste dinamiche. Ultimo ringraziamento al nostro team digitale, coordinato dal professor Pietro Castrucci, che ha reso possibile, che ha organizzato la diretta streaming dell'evento. A questo punto io do la parola all'ufficio scolastico per il saluto, l'ufficio scolastico territoriale, nella persona della professoressa Antonella Tarantino, quindi referente per i progetti nazionali, dopodiché la moderatrice della tavola rotonda, la professoressa Santa Croce, andrà in affanno per cercare di raccontarci tutto quello che dobbiamo dirci. Ancora grazie e benvenuto a tutti. Grazie. Buonasera a tutti, sono Antonella Tarantino, come diceva la collega, sono la referente per il bullismo per quanto riguarda l'ufficio scolastico territoriale. Rappresento l'ufficio quinto per la tematica odierna e devo confermare la totale vicinanza e piena sensibilizzazione al tema sia della dirigente che dei progetti nazionali. A tal proposito vi porto il saluto della dirigente Episcopo, purtroppo impegnata a Taranto per la valutazione dei dirigenti, che per mio tramite dà il benvenuto a Foggia alla dirigente tecnica Francesca Romano di Febo, punto di riferimento regionale per il bullismo e il cyberbullismo. Sentiti i ringraziamenti per la scuola ospitante e per la dirigente Anna Maria Novelli, che è sempre accorta, sensibile e disponibile a questi eventi. Saluto i presenti, che esprimono il laboratorio più diretto di lavoro sul tema, in particolare gli esperti che relazioneranno questa sera. L'UST non mancherà di assecondare e sostenere tutta la progettazione di settore, come in passato e ancora di più oggi. Per una vicinanza organizzata vi evidenzio una slide che scorre. Qui ci sono tutti i riferimenti, sia miei personali ma proprio dell'ufficio. Questo perché vi possa essere utile per vari contatti. Io vi chiedo cortesemente di inviarmi poi alla posta elettronica i vostri contatti dei referenti per il bullismo. Purtroppo sappiamo benissimo che la posta elettronica delle nostre scuole è sempre intasatissima, quindi nel momento in cui si inviano delle notizie, delle circolari, molto spesso vanno un po' vanificate. Avendo un contatto diretto con i referenti diretti, snelliamo un po' il lavoro anche del dirigente scolastico. Quindi una cortesia è quella appunto di inviarmi i vostri contatti in modo tale da poter avere un rapporto più vicino. Io vi ringrazio per la presenza, ringrazio tutti i relatori e buona serata a tutti. Buonasera a tutti, io sono stata già presentata, sono Maria Teresa Santa Croce dell'Ufficio Scolastico Regionale e sono la referente regionale per il bullismo e il cyberbullismo. Quindi ringrazio la professoressa Cassaniello, sembra un cognome napoletano, e la collega dell'Ufficio Scolastico Territoriale. E inviterei in questo momento c'è un turnover di presenze al tavolo, inviterei la Polizia Postale, il Corecom ad avvicinarsi in modo tale da poter iniziare i lavori. La dottoressa Mazzei, l'ingegner Pascazio, l'ingegner Trigiano e la dottoressa Tammacaro.
La giornata di oggi, questo pomeriggio, è pensato in funzione proprio di un primo approccio alla tematica del bullismo e del cyberbullismo, anche grazie all'impegno che i nostri partner, che sono anche i relatori di questa giornata, hanno contribuito, ecco, a costruire un percorso che vi presenteranno sulla tematica per aiutare noi docenti e i genitori in altri, per altri aspetti, ad approcciarci alla tematica del cyberbullismo, perché non sempre il mondo della scuola, il mondo della famiglia è preparato e è sempre molto coinvolto, ma non sempre ha gli strumenti giusti per poter entrare in relazione con i giovani piccoli e anche quelli più grandi. Pertanto le relazioni che voi ascolterete oggi vanno nella direzione della formazione da parte del docente, una formazione a cui il MIUR sta dando anche molta attenzione. Infatti saremo invitati spesso a momenti di formazione in presenza, ma anche a momenti di formazione online con le nuove tecnologie, perché anche noi dobbiamo imparare ad utilizzare questi strumenti, perché l'utilizzo da parte nostra diventa anche uno strumento per entrare in relazione con i nostri studenti. E quindi questi momenti di formazione, noi costruiremo anche una banca dati con i nominativi di referenti nominati dalle scuole, perché c'è una legge che ci chiede di nominare in ogni scuola un referente per il cyberbullismo, e vedremo dopo quali sono i compiti a cui questi referenti sono chiamati, e invieremo agli uffici scolastici territoriali l'elenco con i nominativi e i loro recapiti. Però diciamo, siamo in una fase di avvio di tutta la procedura, e quindi piano piano avrete la pazienza di ascoltare, di essere invitati e quindi di accogliere questi inviti, perché insieme dobbiamo costruire una rete di relazioni positive per le nostre scuole, per i nostri studenti e per il benessere di tutti gli operatori della scuola. Quindi io ringrazio voi che siete presenti, ringrazio soprattutto gli studenti che sono qui ad accoglierci, ringrazio i colleghi che sono a casa e che stanno seguendo la diretta streaming, e il personale della scuola per essersi messo a disposizione in pochissimo tempo di tutti noi. E passo la parola alla dottoressa Mazzei in rappresentanza del Corecom Puglia. Buonasera a tutti, sono Elena Mazzei, sono la posizione professionale delegata alle attività sul monitoraggio radiotelevisivo e sulla tutela dei minori. Innanzitutto vi porto i saluti della Presidente Lorena Saracino, perché per problemi personali di una certa gravità non è potuta essere qui, ma sicuramente ci sta pensando, ci sta sostenendo in questo progetto da quando si è insediata al Corecom Puglia, che quindi è dal 2017. Diceva prima la professoressa che siamo alla terza annualità di questo progetto. Questo progetto è cresciuto nel tempo. Il primo anno ha visto come protagonisti il Corecom e la Polizia Postale, che per competenza hanno studiato i vari e approfondito i loro campi di analisi, poi pian piano e di studio in materia di bullismo e cyberbullismo. Poi si è aggiunto, abbiamo chiesto quindi la collaborazione all'ufficio scolastico regionale, e quest'anno invece lo abbiamo arricchito di altre presenze, quali il Dipartimento
di formazione, psicologia, comunicazione dell'Università di Bari, garante dei minori, che a vario titolo proprio si occupano di tutela dei minori. Proprio per competenze è articolata questa brochure. Dopo la presentazione degli enti troverete un articolo, o meglio un contributo che si occupa del libro bianco pubblicato da Agicom. E proprio da questo libro bianco che parte la considerazione del Corecom Puglia su quello che può servire ai genitori, ai docenti, per contrastare e per soprattutto per vigilare sull'emesso televisivo, ma anche su tutte quelle, controllare, vigilare anche tutte quelle piattaforme a cui accedono i ragazzi. Abbiamo quindi deciso di dare uno spazio particolare al parental control, di cui parlerà il mio collega Martino Trigiani. In questa brochure, quindi a questa pubblicazione, ha partecipato anche l'ingegner Giuseppe Pascazio, che come si occupa di tutela dei minori e di pluralismo. Quindi a vario titolo, e poi troverete anche le competenze di polizia postale di cui vi parlerà la dottoressa Tammaccaro. Ovviamente siamo passati quindi ad analizzare insieme a polizia postale soprattutto i casi e poi chiaramente le pene previste per queste situazioni, perché ovviamente tutto quello che passa in rete è vero che è difficile magari anche da perseguire, però questo insomma è una competenza vostra, però ha una certa rilevanza e può avere una certa rilevanza penale, vedremo in che maniera. Dopodiché abbiamo pensato anche ad un ausilio per i ragazzi e per i genitori, quindi creando una sorta di vademecum, quindi dei suggerimenti, qualcosa che potesse aiutare i genitori a decodificare insomma certi comportamenti che potrebbero sembrare non corretti da parte dei ragazzi. Detto questo, quindi il Corecom Puglia si inserisce quindi come vigilanza e controllo, sia per funzioni proprie che sono delegate dalle leggi regionali che hanno istituito il Corecom Puglia, ma anche per funzioni delegate che rivengono dalla delega che Agicom ha sottoscritto, quindi tramite convenzioni con il Corecom Puglia dal 2010. Quindi occupandoci di emittenza televisiva cerchiamo di monitorare a campione tutte le emittenti televisive che hanno sede sul territorio. Questo nostro monitoraggio, che va dalla macro area della pubblicità alla famosa fascia protetta prevista dalle ore 16 alle ore 19 in corrispondenza di tutta la normativa del codice di autoregolamentazione TV e minori e dal TUSMAR, quindi da una legge nazionale che raccoglie un po' tutta la materia che riguarda la radio televisione, porta quindi il Corecom Puglia a monitorare e a fare delle sessioni di monitoraggio in cui viene analizzata sia la pubblicità, quindi cosa va in onda, e sia quello che sono i programmi per i bambini. Ora, un dato sconcertante è che nella televisione locale esistono pochi programmi per bambini, anzi nella fascia dedicata ai minori va soprattutto in onda pubblicità oppure televendita. Per cui alla fine noi agiamo cercando di capire che tipo di pubblicità è in onda, se può andare in onda a quell'ora, e cerchiamo di capire se sono rispettati, anche di vedere a quel punto, anche proporre un'eventuale sanzione ad Agicom se la pubblicità che viene mandata in onda è consona, quindi è proprio a quell'età, ai bambini che sono davanti al televisore in quella fascia che non prevede la presenza di un adulto. Detto questo, anche sul resto del palinsesto, cioè di tutta quella programmazione che va in onda dalle 7.30 alle 23 di sera, che si chiama garanzia dell'utenza, noi effettuiamo monitoraggio. E questo cosa significa? Significa che guardiamo se vanno in onda dei film che magari sono vietati ai minori di 14 anni e se soprattutto questi film sono segnalati in qualche modo. Agicom nel 2013, proprio per questo, ha emanato una regolamentazione sia
per quanto riguarda i programmi che possono nuocere allo sviluppo psicofisico dei minori, sia un'altra regolamentazione che prevede proprio l'utilizzo di mezzi specifici atti ad arginare queste trasmissioni. Cosa in realtà è emerso? Che Agicom, proprio per la presenza di questi meccanismi, di cui poi vi parlerà l'ingegner Trigiani, in particolare sul parental control, sta sempre meno sanzionando le emittenti, proprio perché il ruolo genitoriale emerge in questa funzione, quella che è appunto del controllo. Se l'emittente manda o il mette in onda o un bollino rosso oppure fa delle dichiarazioni a voce e si continua a vedere il film, è responsabilità del genitore di escludere appunto questa visione. Pertanto, se ci fosse o si arrivasse al Corecom, se pervenisse al Corecom una segnalazione per la messa in onda di film vietati ai minori, oppure di scene particolarmente cruente o di scene che recano tanta violenza, la proposta del Corecom ad Agicom potrebbe essere archiviata, proprio perché c'è una mancanza di vigilanza da parte dei genitori. Quindi in questo solco si insinua, diciamo, questo nostro studio, questa nostra analisi e questo nostro piccolo intervento. Guardando un po', io saluto il professor Morciano che è appena arrivato dall'Università di Bari. L'Università di Bari è il nostro grande partner perché ci aiuta in questo tipo di monitoraggio, aiutandoci quindi ad una ricerca sui palinsesti per 11 mesi all'anno e quindi svolgendo poi annualmente su questa analisi di palinsesti e di una ricerca dedicata. Dunque parlavamo di film. Esiste anche una regolamentazione precisa per quanto riguarda i film che magari possono in un certo modo sobillare la sensibilità di qualcuno, quindi dei film che possono essere giudicati erotici, oppure esistono dei film che per noi sembrano pornografici. Allora, Agicom ha emanato delle linee guida, è una delibera di Agicom, la 165, che delinea perfettamente quello che è l'erotismo, quello che si intende per pornografia, quello che può andare in onda, quello che viene giudicato quindi opera di un regista e quindi ad alto livello culturale, oppure un'opera che per il contenuto sarcastico oppure ironico non viola oppure non entra in contrasto con quelle norme dettate dal codice di autoregolamentazione. La stessa cosa vale per le scene di violenza e le scene pornografiche. Tutta la regolamentazione, che secondo me sarebbe un po' forse anche troppo lunga, insomma, da spiegare, e la potete ritrovare sul sito del Corecom Puglia e sul sito dell'Agicom. Sono stati riportati tutti gli elementi anche nell'opuscolo che vi è stato dato e ovviamente anche al telefono sul nostro sito trovate tutti i riferimenti. Noi siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento che desideriate. Io passo la parola all'ingegner Trigiani perché vorrei che approfondisse, in quanto è molto interessante, queste spiegazioni sul parental control che possono essere applicati a tutti i device, quindi parliamo di computer, parliamo di telefonini, a seconda anche della marca. Grazie a tutti per la presenza e per l'attenzione. Buonasera a tutti, sono l'ingegner Trigiani, funzionario del Corecom e nell'ambito del progetto Comunica in Sicurezza mi sono occupato di analizzare tutti gli strumenti di parental control presenti appunto sui dispositivi elettronici.
Partiamo con la definizione di parental control. Che cos'è? Il parental control o filtro famiglia è il sistema, è un sistema che permette ad un genitore di monitorare o bloccare l'accesso a determinate attività da parte del ragazzo, dai siti pornografici a immagini violente o pagine con parole chiave. Ma anche, e questa è una novità che è sempre più, come dire, sta diventando un problema dei nostri tempi, il tempo di utilizzo degli stessi dispositivi. Allora, nel mio lavoro ho, come dire, analizzato tre tipologie di macro categorie di dispositivi: le TV, gli smartphone con gli iPad e i PC, notebook e computer in generale. Cominciamo con vedere cosa, quali sistemi di parental control noi possiamo utilizzare sulle TV. Molto semplicemente, ogni TV, soprattutto quelle, diciamo, di nuova generazione, all'interno del menu hanno la possibilità di configurare nelle impostazioni un filtro che può avere diverse denominazioni, da protezione bambini a sicurezza, blocco canale, che previo inserimento di un PIN permette di bloccare la visione di categorie di film. Diciamo che i parental control più evoluti hanno anche una suddivisione per età. Perché è importante, dal mio punto di vista, inserire sempre di default il parental control sulle nostre TV? Perché mentre prima dell'avvento del digitale, quindi del 2012, il decreto 167 del 2005, cioè che è il decreto che regola le TV, nell'articolo 34, quello dedicato alla tutela dei minori, vietava in assoluto sulle nostre sui canali, insomma, la trasmissione di film vietati ai minori di 18 anni, mentre permetteva quelli vietati ai minori di 14 anni nella fascia notturna dalle 22:30 alle 7. Con l'avvento del digitale e con, diciamo, la modifica che è stata fatta al testo unico radiotelevisivo col decreto Romani nel 2012, sono state introdotte appunto delle novità che hanno un po' allargato le maglie, e in particolar modo per i film vietati ai minori di 18 anni è possibile trasmetterli per le TV ad accesso condizionate. Quali sono queste TV? Sono le pay TV, che chiaramente in fascia notturna, quindi dalle 23 alle 7, e con l'adozione di misure tecnologiche che escludono l'accesso dei minori, quindi col parental control, possono trasmettere film vietati ai minori di 18 anni. Così come il divieto di trasmettere film vietati ai minori di 14 anni durante l'arco della giornata viene meno laddove semplicemente è possibile inserire il parental control. Quindi diciamo che in qualsiasi momento delle nostre TV è possibile appunto trovare questa tipologia di film, previa appunto comunicazione da parte della rete, che con l'introduzione del parental control da parte del genitore, quel film può essere filtrato. Ma passiamo a quella che è diciamo una problematica vastissima, che mi ha visto appunto analizzare una serie di prodotti sul parental control per quanto riguarda gli smartphone e l'iPad, e in particolar modo per risolvere tre tipologie di problematiche, cioè il tempo di utilizzo che i ragazzi fanno dei dispositivi elettronici, le restrizioni nei contenuti, cioè di ciò che loro possono effettivamente vedere o meno, e la limitazione nell'utilizzo di alcune applicazioni. Per fare questo ci sono, diciamo, sul mercato due tipologie, macro tipologie di dispositivi, di smartphone, cioè quelli che montano il sistema iOS, che sono gli Apple che comunemente conosciamo come iPhone, e tutto che rappresentano il 20% del mercato, e tutto il resto che monta invece il software Android, che rappresenta appunto l'80% di ciò che troviamo sul mercato. Proprio recentemente Apple ha, nell'ultimo aggiornamento del sistema operativo, introdotto una funzionalità che racchiude una serie di elementi importantissimi per
applicare il parental control sui nostri dispositivi, che si chiama appunto tempo di utilizzo, che come vedete in figura ha quattro importanti funzionalità. La pausa di utilizzo. Che cos'è la pausa di utilizzo? La possibilità in una fascia oraria che appunto viene decisa da parte del genitore di stoppare l'utilizzo del cellulare, e come vedete nell'ultima figura le icone all'interno della fascia selezionata si oscurano e non sono utilizzabili. Le limitazioni in app, cioè la possibilità di limitare nel tempo l'utilizzo di alcune funzionalità nel nostro dispositivo, ad esempio i giochi di cui i ragazzi ne fanno grande uso, è possibile impostare un tempo di utilizzo, ad esempio di 50 minuti, superato il quale diciamo l'applicazione, il gioco oppure il social network, che può essere Facebook o WhatsApp, si bloccano. E infine abbiamo la possibilità di ovviamente di rendere sempre consentite alcune applicazioni piuttosto che altre. Di default il sistema rende sempre disponibili il telefono, i messaggi, FaceTime e mappe, anche durante la pausa di utilizzo, però dà la libertà, diciamo, all'utilizzatore di poter selezionare le app da consentire in ogni caso. E infine abbiamo contenuti e privacy, nella quale abbiamo la possibilità di impostare una serie di limitazioni, ad esempio sulla possibilità di installare o meno alcune applicazioni, di acquistare o meno alcune app, perché sappiamo che molte app sono a pagamento, quindi magari lasciate nelle mani dei ragazzi potrebbero effettuare acquisti in maniera appunto incontrollata. Così come è possibile selezionare quali applicazioni far utilizzare i ragazzi e quali no, e soprattutto è importante impostare delle restrizioni nei contenuti, che possono essere i film scaricabili, i libri, le applicazioni, la musica scaricabile, e per ognuna di queste, diciamo, restrizioni è possibile inserire un filtro in base all'età. Infine, diciamo, cosa più importante, o comunque quella per cui tipicamente noi immaginiamo servire il parental control, è quello dei contenuti web. Quindi è possibile impostare delle limitazioni sui siti per adulti oppure effettuare proprio un elenco dettagliato dei siti consentiti oppure no. Allora, questo è quello che è possibile fare con diciamo, la tecnologia iOS per gli iPhone. Perché vi ho fatto vedere questa applicazione? Perché ha dei vantaggi, che sono due in particolar modo. Uno, è gratuito. E due, è già installato nel nostro telefonino e quindi è di facilissimo utilizzo. Cosa c'è invece per quanto riguarda invece la piattaforma Android? Per questo, diciamo, a breve diciamo, ho letto che verrà rilasciato un aggiornamento che riproduce questo tipo di funzionalità che vi ho appena presentato. Ma al momento è possibile, utilizzando quindi gratuitamente gli applicativi che ci sono sul telefonino, applicare dei filtri per la navigazione sull'app di Google e sull'app di Google Chrome. Sono proprio dei filtri sulla ricerca, che filtrano appunto siti non consentiti ai ragazzi, e quindi diciamo in queste slide ho indicato come appunto andare a settare per entrambe le applicazioni questo filtro. Viceversa, per quanto riguarda delle funzionalità simili a quelle viste, bisogna utilizzare delle app. Qual è, diciamo, la caratteristica delle app che sono, diciamo, presenti sul mercato in grandi quantità, di cui ne ho scelta una come esempio, che ovviamente sono più evolute come funzionalità rispetto a quello che vi ho fatto vedere, perché tipicamente si installano sia sul cellulare del genitore che sul cellulare del ragazzo, e il genitore può dal suo cellulare controllare e settare le impostazioni senza dover andare direttamente sul cellulare del ragazzo. Però, diciamo, come controindicazione è che la maggior parte di queste applicazioni sono a pagamento, richiedono un canone annuo che, diciamo, si aggira tra i 30 e i 50 euro.
Quindi, come diciamo, quello che vi farò rapidamente vedere è Mobile Fence, che ha, per quanto riguarda la possibilità di settare e di bloccare dei siti per categoria, quindi presenta un elenco di categorie che il genitore potrà decidere di consentire o meno al ragazzo. Ma anche, diciamo, un'altra importante caratteristica è quella di avere un rapporto sul cellulare del genitore, di quello che è il tempo di utilizzo che il ragazzo ne fa del cellulare, che siti visita, che chiamate fa, cioè quante chiamate fa, e quindi di avere un controllo abbastanza dettagliato sull'utilizzo che il ragazzo fa del cellulare. Così come ha la possibilità di inserire dei blocchi sulle app, di limitarne il tempo di utilizzo, così come vi ho fatto vedere precedentemente, e quello addirittura di creare proprio una pianificazione del tempo di utilizzo del dispositivo per fasce orarie, quindi magari bloccandone l'utilizzo magari di pomeriggio quando deve studiare, oppure negli orari scolastici, diciamo che dà ampia libertà di utilizzo. E infine anche la possibilità di avere un GPS che ci permette di sapere in maniera istantanea dove si trova il ragazzo. YouTube. Anche su YouTube è possibile applicare un filtro, andando sulle impostazioni, che permette di bloccare tutta una serie di siti non adatti ai ragazzi. Rapidamente, diciamo che vi faccio vedere soltanto una funzionalità di Screen Time, che è un altro applicativo simile a quello che vi ho mostrato, che ha una caratteristica in più rispetto a quella di Mobile Fence, che presenta sullo schermo del genitore il tasto pausa, cioè permette di mettere istantaneamente in pausa le applicazioni del dispositivo del ragazzo. Ecco, questo è quello che ci permette di avere oggi il mercato per quanto riguarda gli applicativi sugli smartphone. Per quanto riguarda i PC e i notebook, ho anche qui fatto un discorso simile a quello fatto in precedenza. Ho visto, per quanto riguarda Microsoft, insomma il sistema operativo più utilizzato, un applicativo gratuito che è già installato sui sistemi operativi da Windows 7 in poi, che si chiama Family Safety, che anche qui, diciamo, prima di utilizzarlo bisogna sui PC di casa creare due profili, il profilo genitore e il profilo ragazzo. E dal profilo genitore è possibile anche qui impostare una serie di parametri che sono simili a quelli già visti, cioè il filtro web, quindi dando la possibilità di filtrare tutta una serie di siti, quindi sia per categorie che digitando proprio i siti che possono o non possono vedere. Restrizioni di orario, andando ad impostare sia il tempo che possono utilizzare il PC che la fascia oraria di utilizzo. E poi anche qui restrizioni su giochi ha, diciamo, per quanto riguarda questo applicativo, ha una particolarità di utilizzo più evoluta, cioè mi permette di selezionare i giochi per fasce di età, quindi per bambini fino a 3 anni, fino a 7 anni, fino a 12 anni. E infine abbiamo appunto le restrizioni in app, che permette di selezionare quali applicativi il ragazzo può usare e quali no. Quindi questa è in maniera molto, come dire, sintetica la panoramica sui tre macro dispositivi. Chiaramente, diciamo che il mercato presenta anche per quanto riguarda i PC una serie di applicativi esterni. Ad esempio, ho analizzato anche il Norton Family, che ha tutta una serie di funzioni, ma anche questo è a pagamento. Quindi, diciamo che consiglierei per i genitori l'utilizzo appunto di Family Safety, perché è gratuito e riesce a soddisfare quasi la totalità delle esigenze, appunto, di controllo e di restrizioni che un genitore può mettere sul PC del ragazzo. Ho terminato, grazie. Vuoi aggiungere un sì?
Volevo aggiungere una cosa, cioè che le ultime due pagine della pubblicazione sono dedicate alle riflessioni che magari si possono, che gli insegnanti possono raccogliere dagli studenti, proprio parlando in materia di cyberbullismo, di bullismo oppure di televisione, ricordando che è il mezzo più visto, magari non sullo stesso, sulla televisione, ma anche sugli smartphone o su piattaforme, e quindi poteva costituire quindi un elemento importante la riflessione in classe, quindi è proprio pensato per i ragazzi. Grazie. Grazie, grazie alla dottoressa Mazzei, all'ingegner Pascazio e all'ingegner Trigiani, anche se diciamo non è fisicamente qui con noi, ma è in sala. E ecco perché noi oggi abbiamo parlato di sistemi di controllo, cioè perché il Corecom in fondo si rivolgeva ai genitori, ma noi siamo intermediari anche con i genitori, quindi noi abbiamo il compito in quanto docenti di trasferire ai genitori dei nostri studenti quelli che sono le possibilità di controllo che loro hanno, e nel momento in cui hanno la possibilità del controllo che viene legittimata per legge, hanno anche la responsabilità che è connaturata al loro essere genitore, quindi loro hanno una responsabilità educativa e una responsabilità di tutelare i propri figli, responsabilità che abbiamo anche noi come docenti. Quindi questo che poteva sembrare una sezione fuori programma perché non abbiamo qui la presenza dei genitori, diventa invece fondamentale perché siamo noi docenti molte volte che possiamo veicolare ai genitori dei nostri studenti le informazioni, e le informazioni corrette. Quindi mi sembrava giusto anche riposizionare questo intervento che per me è fondamentale, al di là del fatto che ognuno di noi può avere questo duplice ruolo di insegnante e di genitore. Ma continuiamo con questa riflessione sulle responsabilità e anche sugli interventi che come adulti possiamo agire sui giovani attraverso la polizia postale, che non ha un ruolo di solo di controllo o un ruolo proprio per la parola polizia di punizione, ma invece è un ruolo educativo, un ruolo formativo, un ruolo di prevenzione prima di arrivare a quelli che sono i reati che i nostri studenti possono compiere anche inconsapevolmente, e di cui a volte noi docenti e noi genitori abbiamo, ripeto, la responsabilità nei confronti dei nostri figli e studenti minorenni. Passo la parola alla dottoressa Tammaccaro, che è in rappresentanza della Polizia Postale. Buonasera a tutti, ringrazio tutti per essere qui. Io sono Ida Tammaccaro, sono il dirigente del compartimento di Polizia Postale Puglia, e qui a fianco a me c'è l'ispettore superiore Pietro Borzillo, che invece è il responsabile della sezione di Polizia Postale di Foggia, e che ci ho tenuto che fosse qui presente perché costituisce un referente immediato per la provincia di Foggia, e quindi molti di voi sicuramente lo conosceranno perché appunto noi siamo molto presenti all'interno delle scuole, però per quelli che non lo conoscessero è bene sapere chi è e che c'è. Io passo a lui intanto la parola brevemente per descrivere sinteticamente quali sono i compiti della Polizia Postale e noi cosa facciamo e di cosa ci occupiamo. Sì, allora un saluto a tutti. Tra voi c'è qualcuno che mi conosce. Già in questa scuola siamo venuti lo scorso anno, al Da Vinci Altamura, non so se abbiamo fatto, quindi c'è una professoressa qui dell'Istituto di Manfredonia, quindi cerchiamo di essere presenti nelle scuole. Cosa facciamo nelle scuole? Sensibilizziamo i ragazzi e spesso anche i docenti, perché affrontiamo situazioni, argomenti che bene o male oggi coinvolgono tutti. Sappiamo che oggi internet è inevitabile, ha preso un posto enorme nella nostra vita sociale, non solo nella sfera privata, ma anche nell'ambito istituzionale. Gli stessi
attraverso internet, ormai anche le amministrazioni pubbliche, lo stesso gli istituti scolastici fanno attività, una sorta di marketing, di attività di marketing, promuovono il tutto. Ma internet, voglio dire, non è solo lanciare, non è un televisore dove dare da delle notizie e c'è dall'altra parte la persona che ascolta, ma chiaramente c'è la persona che partecipa alla vita di internet, il bello di internet, perché basta una connessione, no? Chiunque può dire al mondo ci sono anch'io. Quindi questa facilità di mettersi in gioco, di esporsi, di comunicare con la gente, ci sottopone a pericoli, quindi non solo nella vita privata, ma un po' tutti. Oggi prima le banche sono in internet, i bonifici bancari li facciamo tutti. Quindi è da un po' di anni che sono nate nuove forme di reato, anni fa non esistevano, e quindi c'è anche la Polizia di Stato cerca di stare, di contrastare questi nuovi fenomeni. Noi ci occupiamo di cyberbullismo, recentemente c'è una normativa del 2017 che proprio ci ha proiettato, proprio come Polizia Postale, è stata proprio incaricata per legge a seguire determinati fenomeni, più delle altre forze di polizia, perché è un fenomeno cui si richiede, viene richiesta, evidentemente il legislatore ha richiesto una certa attenzione particolare, proprio perché riguardava i ragazzi, gli studenti. No, poi ci occupiamo di financial cybercrime, tutte le operazioni finanziarie. Oggi abbiamo nuove valute, criptovalute, abbiamo conti correnti da tutte le parti, quindi è facile svuotare i conti delle aziende, perché ci vengono sottratti i codici delle carte di credito. E penso che sarà capitato, credo, a qualcuno di voi di fare una denuncia, no? Che gli è stata svuotata la carta di credito. Quindi non solo quello, ci occupiamo una parte anche della sezione del terrorismo, perché oggi anche tutti sono in internet, ci sono i ragazzi nella vita privata, ma ci sono tutti, c'è una parte pure della rete internet che noi vediamo, non vediamo, la cosiddetta darknet, no? Deep web, dove c'è un po' di tutto, no? Oggi in internet vogliamo fare una ciambella, difficilmente ce ne va a trovare il libro, o meglio, chi è portato, chi è appassionato, a me piace leggere, però vedo che non tutti, anche a casa i miei figli, si vanno a cercare il libro, si vedono in internet a vedere come si fa una ciambella, o si vuole costruire una bomba testata nucleare, penso che la prima cosa da fare sia andare a fare ricerche in internet, no? Quindi internet ci consente di accedere subito a notizie, e ci consente anche di esporci con gli altri, di socializzare. Ci sono i media che hanno un ruolo fondamentale, proprio importantissimo, e questa facilità ci espone a dei rischi. Ad esempio, è facile creare un profilo Facebook. Quanti di voi hanno un profilo Facebook o Twitter? Penso la gran parte di voi, no? Io, se chiedo già a voi, siete disposti a dare una vostra immagine a uno sconosciuto, una vostra fotografia, a raccontare aspetti della vita privata ad uno sconosciuto? Sicuramente la vostra risposta sarà no, almeno credo. Ebbene, non troveremo più lo sconosciuto che ci spia, oggi si affaccia, no, dallo spioncino alla finestra, perché se ci mettiamo, facciamo anche così, una prova così, vediamo che sul mio profilo magari io oggi ho pubblicato cosa ho cucinato, ho pubblicato tutti i dati personali. E quindi questa è una prima parte, insomma, noi molte volte invochiamo la privacy, no? Tutti quanti, il diritto alla privacy, poi non ci rendiamo conto che siamo noi stessi, magari con una certa leggerezza, così superficialità, inconsapevoli dei rischi che ci espone la rete internet a divulgare dati, informazioni anche sensibili di noi. Io vi posso accennare qualche caso che qualche furto in appartamento è stato perpetrato perché proprio magari sui profili Facebook di determinati personaggi famosi, voglio dire non Pietro Borzino, ma persone di una certa visibilità sociale, magari, che chiaramente magari i figli di questi o loro stessi dicono: lasciamo casa, la villa per una settimana, ce ne andiamo, non so, le Maldive, i nostri pitbull li portiamo all'amico perché non sappiamo in quella settimana, sono tornati dopo una settimana, ho trovato che è stata sputata, per dire, è chiaro. Quindi per dire le cose più banali, voglio dire, internet che cosa fa, con soprattutto sui social, no? Facebook ci dà la possibilità di comunicare, come? Attraverso la creazione di un profilo, no? Dobbiamo creare un profilo. Ebbene, Twitter
Facebook non ci chiederà il documento, dice dimmi chi sei, mandami il documento, ci accertiamo che sei tu e poi ti diamo un account. No, basta scrivere qualcosa. Come? No, ultimamente già prima lo faceva, ha fatto giusta questa osservazione. C'è stata, ne hanno parlato anche i media, eh? C'è stato tempo fa una restrizione, ci sono state delle verifiche fatte da Facebook proprio per accertarsi che siano reali gli utilizzatori di certi profili, perché è con facilità che si fanno profili falsi, noi soprattutto nei casi di pedofilia, no? Che contrastiamo fortemente proprio, e chiaramente il primo strumento è quale? Il primo è quello di crearsi un profilo falso creato ad hoc dal pedofilo per cercare di adescare il minore, ma non solo si adesca il minore oggi, c'è il sex extortion che si adesca tutto ed è un fenomeno frequentissimo. Chiaramente nessun compagno o marito va a raccontare alla moglie è stato da noi alla polizia postale, perché capita per esempio un fenomeno con la facilità di creare un sito internet o un profilo Facebook, no? Si mette un'immagine magari di una ragazzina da bella diciottenne, no? Prende di mira il mio profilo, di una persona 56enne, posso continuare a dare consigli? Sì, è solo questo. Una persona 56enne che chiaramente gli dà una richiesta di amicizia, la persona ritenendo che sia autentica l'utilizzatore di quel profilo, dietro a quel profilo ci sia quella persona realmente esistente, che fa? Incomincia a scambiarsi comunicazioni e messaggi. Arrivato a un certo punto la comunicazione si surriscalda, assume toni erotici, si attiva la web, si vengono ripresi in web, a un certo punto l'utente dall'altra parte interrompe alla comunicazione e dice senti, io non sono Maria di 18 anni, sono Pietro di 54 anni, o mi dai 1000 euro, oppure questo video, questa comunicazione, o se c'è stata una web con un filmato di atti sessuali, lo pubblico sul social, tutto lo mando ai tuoi parenti e conoscenti, agli amici. Quindi voglio dire, internet ci espone a determinati rischi, noi cerchiamo appunto di sensibilizzare un po', rendere consapevoli i ragazzi di quello che possono andare incontro, in sostanza, dei rischi che possono incorrere. Chiedo scusa se mi sono dilungato. Io riprendo velocemente la parola per ritornare su questa pubblicazione, su come è nata questa collaborazione e perché. Un po' riagganciandoci ai discorsi fatti, è chiaro che internet è un territorio libero dove insomma tutto può accadere, dove è facile molto accedere e dove è molto facile accedere anche per i nostri ragazzi, naturalmente, che un telefono e mediamente uno smartphone ce l'hanno tutti. Una mia figlia mi diceva che era contenta di avere il telefonino perché ha il mondo in mano, effettivamente è così, i ragazzi, noi tutti quanti abbiamo il mondo in mano, questo ci espone naturalmente a moltissimi pericoli, però bisogna anche dire che questo mondo in mano è, come di fatto è, una grandissima opportunità. Noi possiamo essere attenti e dobbiamo essere attenti con l'utilizzo dei dispositivi che venivano prima descritti, ma la guerra più importante che da polizia postale, da insegnanti, da genitori dobbiamo insieme portare avanti e combattere è quella della consapevolezza, dare consapevolezza ai nostri ragazzi, perché il solo vero baluardo è essere consapevoli, cioè illustrare ai ragazzi i rischi che corrono e insegnare loro a schivarli, proprio come se si trovassero in un luogo reale, in una piazza, dove possono incontrare naturalmente il buono ma anche il cattivo. Quindi la cosa importante è insegnare a loro a guardarsi da questi rischi. E da questo punto di vista, nei nostri incontri che noi abbiamo, che facciamo con frequenza nelle scuole, ci siamo resi conto che un nodo nevralgico di questa catena sta proprio negli adulti, perché i ragazzi sono schillati, come diciamo noi, sotto un profilo tecnologico digitale, ma hanno appunto un basso livello di responsabilità, un basso livello di consapevolezza. Noi che siamo molto più responsabili
e più attenti. Naturalmente abbiamo invece un livello tecnologico basso perché, ahimè, non siamo nativi digitali. E da qui è nata, e quindi abbiamo spesso incontrato nelle scuole, noi parliamo ai ragazzi e poi c'erano gli insegnanti che dicevano sì, ma io che cosa posso fare? E da questa domanda abbiamo pensato insieme con il Corecom di cercare di fornire uno strumento che in realtà è rivolto agli adulti per dare loro in mano qualche piccola dritta per riuscire ad orientarsi, e questo vuole essere questa pubblicazione. In cui abbiamo cercato di descrivere un po' i fenomeni più rilevanti che capitano ai ragazzi nella navigazione in internet, e poi abbiamo cercato anche di dare qualche strumento agli insegnanti per sapere come destreggiarsi e come regolarsi. Da questo punto di vista noi cerchiamo in voi degli alleati. Le richieste che ci pervengono dalle scuole sono numerosissime. La legge del cyberbullismo ha dato una spinta a queste richieste di intervento da parte delle scuole nei confronti della polizia postale per fornire ausilio nel fronteggiare questi fenomeni. Le scuole però sono tantissime, dicevamo con l'ufficio regionale scolastico che in Puglia sono 600, circa 680, non so quante sono, ma comunque numerosissime, e noi con la migliore buona volontà non riusciamo a fornire quegli strumenti in presenza a tutti, e quindi la cosa migliore era cercare delle antenne sul territorio che fossero in prima battuta i dirigenti scolastici e i referenti del cyberbullismo, ai quali fornire strumenti che potessero a loro volta irradiare alle comunità scolastiche di riferimento. E quindi vuole essere un librettino di istruzioni per l'uso in realtà. Non ve lo descrivo perché credo che sia semplicemente e sinteticamente esposto quello che serve. Voglio però soltanto troverete le figure di riferimento, qualche caso pratico che vi aiuta a inquadrare i fenomeni quando li incontrate e a riconoscerli, perché questo dovrebbe essere. Perché questo? Perché in realtà agli insegnanti è affidato un grosso peso, devo dire. Io sentivo parlare di responsabilità, è una responsabilità che non vi invidio, perché vi si dà una responsabilità educativa, una responsabilità formativa, è anche una responsabilità giuridica, perché l'insegnante è pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, e quindi quando voi svolgete la vostra attività scolastica all'interno delle lezioni avete anche questa qualifica che vi avvicina a noi. Che vuol dire questo? Che se nell'ambito delle lezioni, del tempo scolastico connesso alle attività scolastiche, vi imbattete in qualche fenomeno che possa qualificarsi come reato, avete l'obbligo di denunciarlo. E ci sono due tipologie poi di reati, alcuni meno gravi, che sono quelli che si dicono perseguibili a querela, cioè laddove per attivare il processo penale occorre una espressa manifestazione di volontà da parte della persona che ha subito, o del suo genitore, meglio, perché parliamo di minori, e ci sono altri reati che invece sono perseguibili d'ufficio, che significa che sono ritenuti di tale gravità che se anche la persona non intende sporgere una denuncia in tal senso, io ho l'obbligo di fare una segnalazione e il processo penale farà il suo corso, perché comunque lo Stato ha interesse a che quel reato sia perseguito, e questo mette sulle vostre spalle una bella responsabilità, che però non vi deve spaventare, perché alla fine è importante intanto capire che cosa a voi compete fare. Non siete giuristi, non si richiede a voi di qualificare il fatto reato, non ne avete le competenze e non avete l'obbligo di fare questo, però dovete semplicemente riconoscere delle vicende che a grandi linee vi possano sembrare irregolari o vi possa sembrare integrino un reato, e a quel punto segnalarla al vostro dirigente scolastico, che a sua volta prenderà, o anche voi stessi potete prendere la corretta procedura e segnalarla al dirigente scolastico, che poi la segnalerà alle forze dell'ordine. Che cosa fare e che cosa soprattutto non fare? Un insegnante non ha l'obbligo di essere un organo inquirente, cioè non dovete voi mettervi come i mastini a cercare di capire che cosa è successo, chi l'ha fatto, perché fare domande, attivare voi delle procedure di accertamento, prima di tutto, perché
non ne avete la professionalità specifica, nel senso che fa parte proprio di organi specificamente deputati a questo, che sono la polizia postale, le procure dei minori, eccetera, che adottano tutta una serie di cautele quando si tratta di fare accertamenti con minori, e poi perché intervenire in modo diretto talvolta può essere pregiudizievole al successivo accertamento dei fatti. Quindi che cosa voi dovete in realtà fare? Intanto capire che cosa è accaduto, il fatto, cristallizzarlo per come vi viene riferito, quindi capire di chi si parla, che cosa è accaduto, dove, in quale luogo fisico, virtuale, le cose si sono verificate e come, descrivendo gli atti. Però ripeto, si tratta di cristallizzare una notizia per come viene ricevuta, senza andare a fare una ricerca specifica ulteriore, perché non è questo il vostro compito. Più ancora importante delle cose da fare sono le cose da non fare nella maniera più assoluta. Che cosa non bisogna fare? Quello che vi ho detto, cioè andare a raccogliere direttamente le prove, fare una sorta, purtroppo accade talvolta con tutta la buona volontà che facciamo gli interrogatori ai minori, magari su vicende che sono difficili, che li mettono in difficoltà e magari non abbiamo l'approccio giusto, magari orientiamo le domande in un certo modo, rischiamo di fare dei disastri psicologici e anche relativi all'accertamento dei fatti. Quindi questo proprio non va fatto. Se parliamo di scambio di immagini, magari un po' spinte tra ragazze, quello che noi chiamiamo il sexting, cosa che a me accade, o peggio ancora se si tratta di un adescamento, non dobbiamo cancellare le immagini che troviamo sui dispositivi. Le prove vanno preservate perché servono, uno magari le vede, si spaventa e dice togliamo questa roba qui. Questo proprio non va fatto. O peggio ancora, non devi andare alla ricerca di notizie di accertamenti. È successo di recente, per esempio, che in buona fede un insegnante o un adulto, non era un insegnante, era un adulto, ha ricevuto delle immagini di carattere pedopornografico, direi, tra minori, ritenendo che fossero minori italiani e magari della sua sfera, ha pensato di mandarli ad una serie di contatti per vedere se qualcuno li riconosceva. Ecco, qui incorri in un altro reato a tua volta, oltre che ad esporre a peggior danno laddove fosse stata vera l'ipotesi iniziale. E quindi, ecco, queste sono proprio le cose da non fare. Non voglio dilungarmi ulteriormente perché comunque troverete molte indicazioni su questo manualetto. Altra cosa importante, però un'altra parola va spesa, il rapporto con i genitori. Se si tratta di fatti gravi, fatti reato che si verificano in famiglia, non è opportuno chiamare le famiglie, naturalmente è meglio rivolgersi agli organi preposti, cioè alla polizia, all'autorità giudiziaria, e con loro poi procedere nelle modalità che saranno ritenute più corrette. Se invece i fatti, i più gravi io dico, si svolgono al di fuori della famiglia, e allora a quel punto può essere valutato di interpellare la famiglia, di avvertirla, e magari saranno loro stessi a sporgere denuncia per i fatti che eventualmente siano capitati. Non voglio appesantirvi ulteriormente, vi do soltanto qualche altro cenno, perché il senso è darvi un aiuto. Come altro possiamo aiutarvi? Intanto noi abbiamo una piattaforma online che si chiama Commissariato Online, che è una piattaforma interattiva che contiene sempre suggerimenti aggiornati su tutti i reati in realtà di nostra competenza, e che prevede anche una sezione di interazione dove chiunque può segnalare, scrivere, fare domande, e laddove vengano segnalati dei fatti di reato di competenza territoriale specifica saranno girati al compartimento, alla sezione di polizia postale competente per territorio, che poi vaglierà questi fatti. Abbiamo ancora la possibilità di essere raggiunti, ogni compartimento ha una sua mail, ogni sezione ha una sua mail, oltre che un numero di telefono naturalmente, al quale potete rivolgere requisiti e noi vi risponderemo, quindi sia telefonicamente che attraverso la mail. Esiste ancora, e mi piace ricordarlo in questa sede, una app che si chiama UPOL, che è una app del Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato, dove possono essere fatte segnalazioni inerenti al cyberbullismo o anche eventuale
reati in materia di stupefacenti, spaccio intorno alla scuola o reati o all'interno delle scuole, peggio, reati di questo genere. Questa app si può scaricare gratuitamente, si può installare con molta semplicità. Su questa app possono essere fatte delle segnalazioni in forma sia qualificandosi con nome e cognome, ma anche in forma anonima. E anche tutte le segnalazioni che convergono al centro saranno dal centro poi smistate verso i territori di riferimento per gli accertamenti successivi. Possono usarli tutti e non ci sono problemi. Altra cosa forse da aggiungere è che anche il contenuto che vi stiamo proponendo stasera è scaricabile, mi confermate? Sul sito del Core, come è presente, tutti possono fare download, quindi download, scaricare naturalmente, per cui se avete necessità, bisogno, se i genitori vi chiedono di sapere, di approfondire, volete mettere a disposizione questo piccolo strumento, potete suggerirgli di scaricarlo dal sito del Corecom, è analogo al contenuto del libretto, quindi ognuno può scaricarlo sul suo dispositivo. Un'ultima cosa ancora, voglio ricordarvi, quando parliamo di cyberbullismo, ricordiamoci anche, perché noi parliamo di minori e quindi noi non vogliamo in realtà perseguirli, vorremmo evitare di arrivare a perseguirli, vogliamo prevenire i comportamenti o fermarci quando siamo ancora in tempo. Un'altra possibilità che ha introdotto la legge del 2017, quella appunto sul cyberbullismo che appunto ha costituito questa rete, ha previsto la nomina dei referenti eccetera, un'altra possibilità che questa legge fornisce è che quando si tratti di reati che integrano fatti di cyberbullismo, noi prima di sporgere denuncia possiamo anche rivolgerci al questore territorialmente competente, chiedendo di ammonire il ragazzo che si sia reso responsabile di atti di cyberbullismo. Questo serve ad evitare di caricargli un procedimento penale sulle spalle, però dandogli sostanzialmente una tirata di orecchie. L'effetto di questo ammonimento cessa, che è un avviso praticamente, è una reprimenda che fa il questore nei confronti del minore, l'effetto dell'ammonimento cessa con il compimento del 18° anno. Quindi mi premeva ricordarvi tutti questi strumenti che comunque sono a vostra disposizione e poi noi ci siamo sempre. Grazie a tutti. Sì, adesso lo dico. Allora, grazie alla Polizia di Stato, penso che questo intervento ci ha molto rincuorato su quelle che sono le modalità con cui noi docenti dobbiamo approcciarci al problema nel momento in cui dovesse accadere a scuola. Il nostro ruolo è sempre solo un ruolo di vigilanza, un ruolo di attenzione, un ruolo di cura. Abbiamo però, come diceva la dottoressa Macaro, abbiamo l'obbligo di avere le antenne sempre pronte a captare un problema, a captare un segnale prima ancora che questo segnale diventi un problema. Quindi è questo il nostro ruolo all'interno delle scuole. È un ruolo non sempre facile, è un ruolo che molte volte non vogliamo riconoscerci perché è un ruolo scomodo, ma è un ruolo che la legge ci attribuisce, perché come abbiamo sentito, quando noi siamo in classe siamo pubblici ufficiali e quindi abbiamo l'obbligo di segnalare quelli che sono eventuali reati. Non è detto che ci deve essere il reato conclamato, ma se abbiamo il dubbio è sempre bene segnalarlo affinché poi si possa intervenire in maniera adeguata con le professionalità giuste. Quindi io sì. Per evitare, perché poi questo problema può accadere, perché impauriti dalle responsabilità magari segnaliamo l'impossibile. Nel dubbio sentiamoci prima, ci confrontiamo sulle cose e un consiglio da noi non mancherà in nessun caso. Questo vi mette più tranquilli voi e evitiamo di fare delle segnalazioni che magari potrebbero essere eccessive rispetto alle vicende che capitano.
Grazie. Adesso seguirà la seconda parte, quindi grazie ai relatori di questo primo momento, seguirà la seconda parte che vedrà protagonisti il dottor Marciano, che è arrivato un po' più tardi perché si è spostato in treno da Bari fino a Foggia ed è ricercatore dell'Università di Bari, e la dottoressa Francesca Romana Di Febo, che è dirigente tecnico presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, che invito al tavolo. Allora, nel frattempo do anche degli avvisi. Mi sposto io. Sì. Allora, l'Ufficio Scolastico Regionale insieme al Corecom Puglia per il 30 novembre ha organizzato o sta organizzando un seminario alla Fiera del Levante di Bari sulla tematica delle parole non ostili. È un seminario importante e magari do la parola due minuti alla dottoressa Mazzei perché possa spiegare velocemente. Nel frattempo c'è un passaggio tecnico, diciamo l'origine e la finalità. Invece io voglio comunicarvi che tutte le slide, tutti i contributi che state ascoltando saranno messi a vostra disposizione sui nostri siti, quindi sul sito del Corecom, sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, appena termina il ciclo di conferenze che ci vede impegnati. Sì, soltanto due minuti. Per l'evento del 30 di novembre, nelle vostre cartelline avete trovato il programma. L'evento si chiama Parole a scuola e ha come oggetto il linguaggio non ostile. Ci sono una serie di panel a cui i docenti si possono iscrivere, che credo in un numero massimo di 4, e noi vi aspettiamo numerosi. Ovviamente questo seminario a livello nazionale è stato organizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'ATS Parole Ostili di Milano e l'Università Cattolica. Tanti i partner, oltre ai collaboratori come la Regione Puglia, il Consiglio Regionale, il Garante dei Minori. Aspettiamo di vedervi tutti il 30 novembre. Grazie. Fatto? Due minuti perché la tecnologia è in diretta. Ok, perfetto. Allora cedo la parola al professor Marciano dell'Università di Bari. Buonasera a tutti, sono Daniele Marciano, ricercatore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università di Bari. Sono un sociologo dell'educazione. Porto i saluti del nostro direttore, la professoressa Rosalinda Cassiba, con la quale abbiamo concordato ovviamente questo intervento. Proverò a proporvi alcune chiavi di lettura dei fenomeni di cui abbiamo parlato da una prospettiva informativa, da una prospettiva di vigilanza, di prevenzione, di controllo da parte delle istituzioni. Come sociologo non posso che provare a entrare dentro in qualche modo il modo in cui sono fatti, si esprimono e possono essere compresi e capiti per poter poi in qualche modo formulare delle possibili interventi, soprattutto pensando al vostro lavoro, quindi al vostro compito e al lavoro che fate con i ragazzi a scuola e le ragazze. Parlando di rischi nella rete, penso che in qualche modo voi tutti conosciate in qualche modo diverse declinazioni di uso rischioso dei social network, dei nuovi media, che possono in qualche modo convergere nel problematica del bullismo, del cyberbullismo, che è il bullismo che si manifesta attraverso l'uso della rete, ma anche della web reputation, tutta la circolazione di immagini, di contenuti non graditi o offensivi nei confronti di altre persone che permangono nella rete e che per la sua forza virale in qualche modo può peggiorare ulteriormente gli effetti, diciamo, sulla reputazione dei ragazzi, e i fenomeni, i problemi di adescamento e di rischio di abuso sessuale. Non sto qui ovviamente a fornirvi una definizione di bullismo,
se non per sottolineare il fatto che il bullismo si presenta nel momento in cui si osserva una relazione particolare tra il bullo e la vittima predestinata, che è sempre una vittima prescelta per via delle sue diversità, è un fenomeno, è un problema da non confondere con le manifestazioni episodiche di aggressività, che non sono bullismo, come spesso può accadere anche leggendo gli articoli anche di stampa, cioè, anche di una certa importanza, come la Repubblica, che citando una fonte Istat del 2014 afferma: oltre la metà dei ragazzi italiani è vittima dei bulli, soprattutto i più piccoli e le femmine. Per poi andare, diciamo, a guardare la fonte direttamente, che è una ricerca Istat del 2014, dalla quale si evince che il 50% ha subito qualche episodio offensivo, ma è circa il 20% che è vittima di assidue azioni e manifestazioni di violenza psicologica o aggressione fisica. Quindi la percentuale, diciamo, di risposte che evidenziano il problema propriamente riconoscibile come bullismo non è il 50% ma il 20%, almeno in base a questa fonte della ricerca Istat. La rete dà una possibilità in più alle manifestazioni mirate e ripetute di aggressività e di prepotenza verso altri compagni, permette l'anonimato, ha un effetto di disinibizione, quindi in qualche modo può sicuramente rende più crudeli, diciamo, no? E più dirette le manifestazioni di aggressività, e poi c'è il rischio di lesione della reputazione digitale, come dicevo prima, la diffusione di dati sensibili, immagini, permane sul web, può avere un effetto di danneggiamento, di lesione della reputazione, dell'immagine in qualche modo che altri si fanno di una persona, e questo può ovviamente avere un effetto sulla reputazione sociale nel mondo reale, non solo in quello digitale, con tutta una serie di effetti in termini di imbarazzo, di vergogna, di svalutazione di sé, isolamento sociale, depressione, disturbi da stress acuto e quant'altro, anche di più peggiore, come si può anche in qualche modo leggere da alcuni casi di cronaca. Il problema dell'adescamento online ne hanno già parlato, qui c'è tutta una letteratura sul grooming, su come diciamo l'abuso è in qualche modo solo il punto di arrivo di una fase anche abbastanza lunga, spesso di preparazione della vittima, in cui appunto l'abusante costruisce una relazione di fiducia con la potenziale vittima e in qualche modo si guadagna la sua confidenza, ottiene il suo consenso. E online il tutto può avvenire in modo più breve, l'abusante ha più strumenti, audio, video, può mascherare più facilmente la propria identità, può relazionarsi anche con più vittime contemporaneamente. Si è evidenziato l'importanza nel vostro ruolo, nel vostro lavoro, di fungere da antenne, quindi in qualche modo di capire l'insorgere di potenziale di certi problemi e di certe criticità in classe, in quello che voi potete osservare tra i ragazzi e le ragazze, poter intercettare quelli che possono essere gli indizi, a volte poter ovviamente lavorare su un piano culturale ed educativo cercando di contenere e di arginare gli stadi iniziali della manifestazione di determinati problemi, come l'avvio di una relazione tra il bullo e una vittima, e poi intervenire con azioni educative e formative, ma anche con azioni di denuncia, come della rappresentante della Polizia di Stato. E rispetto a essere antenne, come si può in qualche modo riconoscere bullo potenziale, chiamiamolo così, no? Anche diciamo da letteratura, ma anche da varie iniziative, come appunto questa è presa da Generazioni Connesse, che è appunto un progetto nazionale, è un ragazzo o una ragazza, laddove appunto è ragazza ad agire questo comportamento, che ottiene le cose, quello che desidera attraverso la prepotenza, centrato su se stesso, spaventato e turbato dalla diversità. Ma anche la vittima potenziale si può osservare particolare ansia, insicurezza, un rifiuto eccessivo e repentino di qualsiasi manifestazione di violenza, una condizione di solitudine e abbandono, una scarsa stima in se stessi, un'opinione negativa di se stessi. Le discipline, anche psicologiche e sociologiche, permettono di andare ancora più in profondità, offrono chiavi di lettura ancora più approfondite, per cui si può pensare, ad esempio, che il bullo
è un ragazzo che non tollera la propria fragilità e quindi la nega riponendola in un compagno fragile, in questo modo l'attacca. Attaccare un altro compagno diverso, fragile, per il bullo probabilmente significa attaccare la propria fragilità con la quale non si riesce a fare conti. Ma anche la vittima può essere un ragazzo o una ragazza che non toglie la propria naturale, no? Come per tutti noi, aggressività in qualche modo, la nega, la ripone in un compagno forte di cui si sente vittima e da cui si difende, no? È il fenomeno dell'identificazione proiettiva che nella psicologia dinamica, nella psicoanalisi, insomma, viene studiato. E perché ci si vergogna appunto della propria fragilità o perché ci si vergogna della propria desiderio di affermazione? Probabilmente perché le proprie difficoltà vengono scambiate per fragilità, qualcosa di cui ci si vergogna, e quindi le si proietta verso l'esterno e le si attacca in un compagno fragile. Ma anche la vittima probabilmente scambia, si vergogna del proprio desiderio di affermazione, lo scambia per aggressività e lo ripone nel bullo e se ne difende. Ci si vergogna perché, qui guardiamo insomma i fattori culturali, ci si vergogna della propria fragilità e si scambiano le proprie difficoltà per fragilità perché forse si respira una cultura eccessivamente votata al successo, alla competizione, ci si vergogna del proprio desiderio di affermazione perché si percepisce una cultura adulta in cui i giovani non sono riconosciuti in quanto giovani oggi, no, ma in quanto futuri adulti, e quindi adulti, e quindi qui c'è tutto il tema del dare voce ai ragazzi, in qualche modo del riconoscerli nel loro essere ragazzi, nel loro essere giovani, e non solo nel loro prepararsi al mondo adulto. E quindi qui c'è, cito un interessante passaggio di una ricerca di Rustin, che è un sociologo inglese che si occupa anche di psicologia, per cui sollecitare la competizione, premiare il talento, può implicare come controaltare la svalutazione dell'insuccesso, l'umiliazione del fallimento. Capaci e fortunati possono essere motivati, meno capaci demotivati a causa dell'esperienza di fallimento. Più forte è la pressione verso il successo e l'evitamento del fallimento, più distruttive diventano le proiezioni emotive di mancanza di valore. Quindi, insomma, è solo un esempio, una possibile chiave di lettura per cercare di osservare, di comprendere, di interpretare e conseguentemente trovare il giusto, diciamo, modalità, il giusto approccio di intervento. Che, questo, diciamo, questa per esempio che vedete riguarda i fattori di vulnerabilità delle vittime di grooming, di adescamento online. Possono esserci fattori sicuramente individuali, un ambiente in cui ci si sente isolati, poco stimolati, ma anche fattori educativi che possono riguardare la famiglia e la scuola, tra cui anche ad esempio una criticità nel rispetto all'educazione affettiva sessuale e alla sessualità. Volevo anche provare, questo ne ha già parlato il rappresentante della Polizia di Stato, volevo anche appunto provare anche un po' a mettermi nei vostri panni e empaticamente immaginare come ci si può sentire quando ci si trova di fronte a un potenziale problema di aggressività, di prepotenza ripetuta nel tempo, di relazione bullo-vittima, di rischio di adescamento, di abuso, di rischio di circolazione virale, di immagini non gradite che rovinano e lesionano, danneggiano la reputazione dei ragazzi. Sicuramente di fronte a questi problemi, che possono anche assumere nel tempo una forma drammatica, importante, insomma, ci si sente un po' sconcertati, spiazzati, anche impauriti, non è, voglio dire, possiamo anche dirlo in qualche modo, che come insegnanti possiamo essere spaventati e vivere, diciamo, anche delle emozioni forti nel vedere un adolescente bullo, una vittima di un bullo, un segnale di possibile adescamento e rischio di abuso. Per cui spesso quando si vive un'emozione forte, diciamo, di angoscia, di timore o di paura o di preoccupazione, di sconcerto nei confronti di un fenomeno visto nella sua gravità, ci si difende, no? Quindi ci si difende dalle emozioni che si provano di fronte a problemi di tale gravità e anche eccezionalità, no? Per cui possiamo in qualche modo provare a chiederci, noi insegnanti, che cosa proviamo di fronte ai temi che in qualche modo sono elicitati dai problemi del bullismo, della reputazione digitale, dell'adescamento. Il tema della diversità, del rapporto dominio-sottomissione, dell'aggressività,
del giudizio sociale, della vergogna, il tema della sessualità, dell'affettività in ciascuno di noi hanno una loro specifica risonanza che dipende dalla storia, dalla cultura di ciascuno di noi, e anche con questo dobbiamo fare conti, perché se ci difendiamo dalle emozioni che questi problemi ci provocano, rischiamo di difenderci dai problemi, di innescare dei meccanismi di difesa, e allora possono arrivare le segnalazioni ad esempio eccessive dettate da un eccessivo allarmismo, oppure possiamo difenderci dalle emozioni che proviamo di fronte a questi problemi negando i problemi, oppure affrontandoli in modo eccessivamente formale, no? Seguendo le procedure, oppure sentendoci impotenti e quindi non ci posso fare niente, o delegando altri, non è mia competenza, oppure non volendo correre il rischio, perché è meglio non fare nulla piuttosto che sbagliare, no? Sono tutti meccanismi che in qualche modo, oppure idealizzare troppo se stessi, sentirsi un po' come degli eroi, no? E quindi fare quello che non dovremmo fare noi, ma che dovrebbe fare per esempio la polizia, dovrebbe fare le autorità, quindi questa missione di salvare i ragazzi che neanche, diciamo, è funzionale ed efficace. E all'interno della scuola, tra colleghi, si possono creare degli spazi per riconoscere, no, per queste difficoltà emotive che voi insegnanti provate di fronte a questi problemi, provare a rielaborarle insieme, ad accettare il disagio che è considerato naturale, non a vergognarci, no, di sentire paura, di avvertire timore, di avvertire insomma uno sconcerto, un disorientamento. E tutte, diciamo, le metodologie di confronto sui casi, di riflessività, di gruppo, perché appunto sono problematiche che non vanno affrontate da soli, no? Quindi c'è molto bisogno di un lavoro di equipe, di gruppo tra insegnanti, tra colleghi, ma che appunto coinvolga anche psicologi, educatori e soprattutto esperti, anche tecnici esperti sui media digitali, sul loro funzionamento anche dal punto di vista tecnico. Quindi c'è bisogno di un lavoro probabilmente multiprofessionale, di equipe integrata. Anche la scuola può mettere in campo dei progetti sul piano formativo ed educativo, che probabilmente non è diciamo, appropriato o efficace fare un progetto sul bullismo con i ragazzi, un progetto sul cyberbullismo, un progetto sul sexting. Probabilmente i progetti educativi formativi, anche appunto complementari, che integrano la didattica ordinaria, dovrebbero in qualche modo cogliere ed essere tematizzati probabilmente sui bisogni che stanno alla radice di queste problematiche, dei rischi dell'uso del web. Ad esempio, bullismo, cyberbullismo, web reputation, adescamento richiamano diversi temi su cui si può lavorare in ottica preventiva, da quelli della diversità, la gestione dell'aggressività del conflitto, la relazione con gli adulti, la partecipazione dei giovani alla vita scolastica, alle decisioni, l'apprendimento, la cooperazione e la competizione nell'apprendimento, le tematiche dell'identità, sono tutti temi su cui già lavorate, no? Che in un'ottica di prevenzione di questo tipo di problemi potrebbero ulteriormente essere pensati, ripensati, meglio definiti e declinati, diciamo, in un'ottica preventiva di queste problematiche. Per esempio qui vedete un'app, le app non sono solo le app, no? Che i ragazzi usano normalmente per fare cose che non sappiamo, ma ci sono app che si studiano anche per tematiche, cioè per finalità educative, come questa appunto, che coinvolge i ragazzi nel riconoscere gli episodi di pregiudizio verso altre culture, di razzismo che si possono osservare durante la vita quotidiana, o quest'app di informazione, di orientamento sulla vita affettiva e sulla sessualità, sviluppata da studenti, quindi da ragazzi stessi che hanno partecipato all'Image Cup del 2013, che è una competizione insomma organizzata da Microsoft. Beh, questo probabilmente lo conoscete, insomma è una piattaforma, un'app che crea degli ambienti didattici che appunto facilita la cooperazione, la creazione di gruppi di studio, di confronto. Quindi un'occhiata, è importante che andare a capire come funzionano i media digitali anche per riconoscerne e valorizzarne le potenzialità positive che possono andare dall'apprendimento, alla partecipazione, la creatività, l'esplorazione della propria identità e le relazioni sociali. Chiudo qui, questa forse troppo rapida carrellata, ma i tempi insomma vanno rispettati. Grazie, buon lavoro.
grazie al professor Morciano che ci ha aiutati a mettere a fuoco un po' le caratteristiche del bullo e le caratteristiche della vittima, entrambi portatori di bisogni diversi, ma comunque entrambi bisognosi di cura. Quindi la vittima ha un bisogno, ma il bullo è anche vittima. È vittima forse anche di un contesto, perché il contesto diventa fondamentale. Il bullo e la vittima non vivono fuori, vivono all'interno di una realtà che li mette in contatto. Ed è questa realtà, è su questa realtà che noi dobbiamo anche operare come insegnanti. Inoltre la focalizzazione anche sulla nostra persona, cioè noi insegnanti siamo portatori di emozioni e molte volte l'entrare in contatto con i problemi del bullo e della vittima rimette in moto una serie di nostri vissuti che forse non sempre siamo riusciti ad affrontare, a risolvere, e quindi li portiamo con noi in maniera latente e questo ci blocca. Allora è necessario saper chiedere aiuto, cioè noi non abbiamo la risoluzione, ma noi dobbiamo essere capaci di metterci in ascolto e di chiedere aiuto nel momento in cui ci rendiamo conto che da soli non ce la possiamo fare. E quindi la scuola dà una serie di risposte. Adesso la dottoressa Di Febo ci dirà quello che il MIUR ha messo in campo per aiutare noi insegnanti ad affrontare questa problematica. Innanzitutto buon pomeriggio, e anche se ci sono stati già tanti ringraziamenti, consentitemi di dilungarmi un attimo e di ringraziare innanzitutto l'istituzione scolastica che ci ha ospitato, la preside gentilissima, e tutta la comunità che ha accolto tutti noi in una maniera veramente calorosa e con un efficientismo da sottolineare. E quindi un ringraziamento particolare alla preside, che purtroppo non è presente ma so che ci sta seguendo, e a tutti voi che siete qui. Ma io volevo ringraziare voi per essere qui e così numerosi, per aver accolto il nostro invito. Vabbè, è stato un po' un invito che vi abbiamo progettato, però comunque siete qui e andate ringraziati, perché noi sappiamo benissimo il lavoro che svolgete, gli impegni, la mole di lavoro che pesa sulle vostre spalle, e il fatto che comunque, nonostante molti di voi vengano da paesi distanti della provincia, e quindi anche il viaggio, lo spostamento, ecco, volevo sottolineare che abbiamo apprezzato il vostro sforzo e quindi apprezziamo molto la vostra presenza. Probabilmente perché avete capito l'importanza di questo incontro, perché è legata all'importanza della tematica che stiamo affrontando oggi pomeriggio. Devo dire che devo sottolineare, oltre che ringraziamenti, anche un po' un senso di rammarico che c'è nel vedere purtroppo la presenza molto limitata in sala dei dirigenti scolastici. Cosa che accade anche purtroppo abbastanza spesso, probabilmente perché non c'è una particolare attenzione alla tematica, e questo mi rincresce, perché io credo che sia importantissimo che la figura professionale a cui è affidato proprio il compito di dare quelle indicazioni necessarie poi a caratterizzare tutto il percorso formativo che rappresenta poi l'identità della scuola. Ecco, questa funzione e questa figura professionale poi oggi è assente. Cos'altro sottolineare?
Abbiamo notato da dei monitoraggi effettuati come ufficio scolastico regionale che questa attenzione che poi si evidenzia nella presenza oggi qui del dirigente scolastico o meno, quindi questa dal monitoraggio che abbiamo effettuato ci siamo resi conto che questa attenzione non è distribuita in maniera uniforme in tutta la regione. Cosa voglio dire? Che ci siamo accorti, anche perché svolgiamo questo monitoraggio ormai da anni, che esistono delle realtà molto attente sulla materia, che hanno anche realizzato degli specifici progetti e che quindi sono già sufficientemente sensibilizzate, mentre invece esistono delle realtà scolastiche dove veramente si conosce molto poco il problema e tutto ciò che è annesso ed è connesso. Per esempio l'esigenza che nasce proprio per ottemperare alla normativa vigente della nomina del docente referente. Noi con questa e in questa occasione ci siamo accorti che solo, diciamo, circa la metà delle scuole della provincia di Foggia avevano già individuato e quindi designato il docente referente. Esiste già una normativa, esiste già del materiale prodotto dal Ministero? Bene, ci siamo accorti che questo materiale probabilmente ancora non circolava nella maniera giusta nelle scuole e che quindi voi docenti non conoscevate neanche dell'esistenza. Quindi, come già stato detto precedentemente, l'esigenza di questo incontro. L'esigenza di questo incontro, per mettervi in situazione, per farvi capire ciò che esiste, ciò che è stato fatto e soprattutto quello che andrete a fare. L'importante è sottolineare che non stiamo partendo dall'anno zero, però purtroppo questi incontri andavano fatti. E come vi è stato già detto, ci rivedremo ancora e quindi a tappeto passeremo anche cercando di raggiungere le realtà scolastiche più isolate e più decentrate, ma va fatto, ne abbiamo sentito noi e abbiamo riscontrato l'esigenza di contattarvi. Ora il mio compito qual è? Ecco perché preferisco sempre rimanere per ultima, vi prego non vi annoiate troppo, ma il mio compito è quello ora di fare un po' di sintesi e sintetizzare tutto ciò che è stato detto finora. Mettendovi in situazione, voi se siete qui avete avuto un compito, siete referenti di istituto, vi chiederete cosa dobbiamo fare. Ora io attraverso delle slide ho cercato un po' di sintetizzare tutte quelle che riteniamo noi come ufficio debbano essere le informazioni basilari. Come vi dicevo, non partiamo dall'anno zero. Fin dal 2007 il Ministero ha preso coscienza che esisteva questo problema, che andava affrontato e che comunque quindi se ne doveva far carico la scuola, e come sempre accade per le emergenze che rientrano poi nella sfera educativa. E già nel 2007 sono state emanate delle linee guida. È stato fatto tanto, nel frattempo il Ministero, immaginate, ha creato dei numeri verdi e ha creato un sito che era qualcosa veramente di molto bello, ma anche perché accattivante, più che un sito era una vera piattaforma, denominata Smonta il Bullo.
vi ricordate? Quindi che è un progetto che è andato avanti, un progetto perché in esso rientrava sia poi il materiale online che le attività che i momenti formativi, no? Ma c'era anche tanto altro, perché su questo sito, per esempio, c'erano dei numeri verdi, non so se ve lo ricordate, no? SOS bullismo. Quindi questo per farvi capire che l'attenzione da parte dell'amministrazione centrale c'è da anni ormai, da decenni, da quando in effetti il problema è diventato evidente anche in Italia. Quindi partiamo dai primi anni del 2000. Nel frattempo tanto altro abbiamo fatto, sempre parlo come amministrazione centrale, fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi nello specifico, come vi dicevo prima, sintetizziamo un attimo, no, quello che è stato detto finora dai vari relatori, e come anche è stato accennato, questo materiale poi sarà online e quindi potrete tranquillamente utilizzarlo in futuro. Allora, definizioni di bullismo. È stato detto, ridetto, si sente? Sì. Allora, qui noi abbiamo individuato e selezionato tre definizioni che sono abbastanza ripetitive. Le abbiamo qui individuate, ve li sottoponiamo, più che altro per porre l'accento sugli autori e sulle date. Come vedete, la prima definizione di bullismo risale al 93. Quindi già nei paesi anglofoni il problema era presente, era evidente, e gli accademici si sono soffermati e quindi vengono fuori i primi studi. Farrington, Orwell, fino ad arrivare direi ai giorni nostri con la Menesini. Allora, vi dicevo che volevo porre l'accento sugli autori e mi permetto di fornirvi un consiglio personale, se me lo consentite, di procurarvi la bibliografia relativa, perché secondo me per voi che diventerete, molti di voi già lo sono addetti ai lavori, probabilmente è utile anche leggere e approfondire i testi di questi autori. Orwell, diciamo che è un po' l'eminenza grigia nel campo, mentre in Italia noi abbiamo l'Ersilia Menesini. Questo nome ritornerà e quindi anche voi imparerete a conoscerlo e probabilmente avrete modo anche di conoscerla virtualmente, Ersilia Menesini, che è una professoressa universitaria, attualmente capo dipartimento Scienze della Formazione, Università di Firenze, perché è la referente scientifica del Ministero proprio sul cyberbullismo ed è la coautrice della piattaforma Elisa, di cui poi vi parlerò in seguito. E un attimo di attenzione su queste tre definizioni. Come già stato detto, attenzione a non confondere il fenomeno di bullismo con l'atto di violenza. Sì, hanno molte caratteristiche in comune, però ciò che caratterizza il bullismo è la ripetitività, cioè il perpetrarsi nel tempo dell'episodio. Allora, l'atto di bullismo, l'atto di violenza, diciamo, c'è sempre stato nella scuola purtroppo, ed è un episodio che può succedere, ma ci auguriamo che sia sporadico e come tale va affrontato, anche come poi discorso di sanzioni, di conseguenze. Si parla di bullismo, la ripetitività, ed è ben identificata la vittima
con quelle caratteristiche che il relatore che mi ha preceduto vi ha esplicitato in maniera puntuale, e quello che solitamente si definisce il bullo. Ecco, io mi vorrei soffermare su questo discorso. Vi invito a non usare questo termine. Non è corretto parlare di bulli. Definiamoli gli autori di questi atti inconsulti, no? Perché mi piace sottolineare che entrambi sono vittime, sono vittime di un sistema, sono vittime di una situazione difficile, solo che, o sbaglio, convieni con me, sono entrambi personalità fragili, ragazzi che hanno bisogno della nostra attenzione e del nostro aiuto. Allora, forme di bullismo? Allora, bullismo diretto, che è quello più evidente e che quindi più facilmente si confonde con l'atto sporadico di violenza, no? E quindi un bullismo fisico. Ma quello più subdolo, quello più difficile da percepire per noi docenti, è il bullismo indiretto, è quello che si manifesta sul piano psicologico e quindi con l'isolamento, con la presa in giro sottile, col gesto volgare, con l'esclusione e l'emarginazione, oltre che poi col diffondere pettegolezzi, calunnie, o, importantissimo, danneggiare i rapporti di amicizia, escludere. Immaginiamo, molti di voi ovviamente hanno dei figli, vi sarà capitato di ascoltare il problema: non sono stato invitato alla festa perché tutto quello che c'è dietro, ecco, l'esclusione e l'isolamento. Ma si arriva quindi al cyberbullismo. La differenza qual è? È che tutto ciò che caratterizza il bullismo avviene in rete. Allora, ritorna Peter Smith, no? Allora, Peter Smith, altro autore da tenere sempre presente e da, io direi, conoscere in maniera approfondita, che ci definisce il cyberbullismo come una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta. Mi soffermo, anche qui c'è il discorso del ripetuta. Non possiamo parlare di cyberbullismo quando c'è solo il discorso di una sola accusa, di un messaggino. Quando va in rete e quindi si diffonde, e quando quindi si perde il controllo, e quando questi episodi sono ripetuti nel tempo, parliamo di cyberbullismo. Allora, qui ancora ci sono ulteriori definizioni. Il cyberbullismo comprende quindi tutte quelle forme di prevaricazione, tutto ciò che abbiamo incontrato, no, nella definizione di bullismo, però in rete, cioè che avviene attraverso chat, blog, siti internet, immagini, video. Allora, prima di arrivare alla normativa, mi volevo soffermare su qualcosa che mi sono appuntata. Vi volevo richiamare a, è stato detto molto, ritengo, sul vostro ruolo fondamentale di antenne, no? Dovete avere questa attenzione particolare nel percepire questi stati di disagio, no? Che possono poi arrivare a bene. Mi stanno dicendo che devo chiudere col materiale che abbiamo. Mi sembrava di dover ancora iniziare. Benissimo, comunque. Allora, oltre che l'antenna, no? L'antenna percepisce, no?
Il disagio quando c'è già, no? Allora, esiste un discorso di cyberbullismo. Io, docente attenta, sono un'antenna, ho quegli strumenti, quindi possiedo quegli strumenti necessari perché percepisco il fenomeno e quindi agisco. Ecco, io vi chiedo un'attenzione particolare anche nel prevenire. Il vostro compito di educatori, no, si deve svolgere anche in questa fase preventiva, cioè fare in modo di non essere antenne, no? Ma di non essere, cioè quello che vi chiediamo è di non essere antenne, ma in che modo? Facendo capire e quindi svolgendo un discorso di educazione ai nuovi media e facendo capire l'importanza e il valore di un uso corretto dei media e quindi di far conoscere l'uso scorretto, ok? Allora, vi avevo anticipato che vi avrei fornito degli strumenti. Quali possono essere gli strumenti? La normativa vigente. Allora, l'anno scorso mi è stato chiesto di essere veloce, l'anno scorso è stata emanata una legge per noi importantissima, che rappresenta proprio un capisaldo da cui non si può prescindere, e che è la legge 15 luglio 2013 numero... la legge 71, perché qui io salterei, apro una parentesi. Allora, sulla normativa, signori, voi siete addetti ai lavori, posso andare avanti. La legge 107. La legge 107 fa un richiamo preciso al cyberbullismo. Allora, sapete tutti che c'è un solo articolo, nel comma 7 si parla di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e quindi di ogni forma di discriminazione del bullismo, anche informatico, quindi arriviamo al cyberbullismo. Già qui si anticipano le finalità della futura legge e di quella che sarà poi emanata, e quindi vado avanti. Allora, come vi dicevo, riferimento, perché siamo qui e perché l'obbligatorietà sia delle azioni che andrete a svolgere, ma anche proprio della designazione e dell'individuazione di questa nuova figura. Perché nel 2017 è stata emanata questa legge, la legge 71, che vi invito a scaricare da internet e che vi invito anche a tenere sempre ben presente e a fare costantemente riferimento. Io ho cercato di sintetizzarla e quindi insieme ora scorreremo quelli che sono gli articoli più importanti e che ci coinvolgono in prima persona, anche se poi in effetti sono riuscito a eliminarne solo un paio, perché è tutta centrata sulla funzione educativa che deve avere la scuola nel prevenire il fenomeno del cyberbullismo. Allora, già nel primo articolo vengono esplicitate le finalità della legge. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, come dicevamo, quindi un'educazione ai nuovi media e una valorizzazione dei media, quindi degli aspetti positivi dei media, ma anche una conoscenza dei pericoli della rete, e quindi con azioni a carattere preventivo e con azioni di contrasto al fenomeno quando invece già è presente ed è una realtà. Nell'articolo 2 si parla della tutela della dignità del minore, e quindi andiamo già più nello specifico.
Quindi si parla di oscuramento del web e quindi è già stato accennato dai rappresentanti della Polizia Postale presenti qui come relatori che questa legge offre questa grande opportunità. Cioè nel momento in cui ci troviamo di fronte a un fenomeno di cyberbullismo e quindi queste sono delle indicazioni che voi dovete conoscere, perché andiamo già nello specifico sul che fare, quindi nel momento in cui ci troviamo davanti a un episodio di cyberbullismo, quindi quando in rete c'è qualcosa e dei contenuti che vogliamo comunque eliminare velocemente, allora è possibile oscurare questi contenuti. Ma la grande novità che viene introdotta da questa legge è che lo può fare già la vittima, direttamente la vittima del fenomeno di cyberbullismo, e quindi la vittima di cyberbullismo che abbia compiuto almeno 14 anni di età o comunque i genitori o chi esercita la patria potestà può inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o comunque dei social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti che in qualche modo sono lesivi della dignità del minore. Se non si ha una risposta entro 24 ore o se comunque entro 48 ore dalla richiesta di oscuramento non viene comunque cancellato il contenuto che dannoso per la nostra immagine, la nostra reputazione, ci si può rivolgere al garante della privacy che interviene direttamente. L'articolo 3 parla di un piano di azione integrato. Cosa vuol dire? Che per la prima volta vengono coinvolti, citati, tutti coloro che a livello istituzionale si devono prendere carico di questo problema e devono in qualche modo intervenire in base alle funzioni e in base proprio alle peculiarità delle attività che andranno a svolgere. Vengono elencati questi attori protagonisti che sono, per quello che riguarda la scuola, il MIUR, gli uffici scolastici, man mano, il corpo docente, ma anche tutti coloro che a livello centrale sono coinvolti. Parlo degli altri ministeri, delle altre amministrazioni e quindi delle altre istituzioni a livello centrale. Nello specifico, veniamo a noi. Allora, l'articolo 4. Allora, cosa fa il MIUR? Si parla in maniera specifica di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico. C'è da dire forse che coloro che hanno collaborato alla stesura di questa normativa probabilmente non erano a conoscenza, come vi accennavo, che il MIUR già da tempo aveva agito e aveva messo in campo delle azioni specifiche su questa materia, per cui aveva emanato delle linee guida. Ho fatto accenno alle prime del 2007, ma soprattutto voglio fare riferimento a quelle più recenti del 2015. La novità rispetto alle precedenti, che le prime parlavano solo di bullismo, e ovvio siamo nel 2007, le linee guida del 2015 invece avevano contestualizzato il problema, e infatti parliamo di linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Parliamo delle linee guida del 2015 che trovate sul sito del MIUR. Ma cosa fa la legge? La legge nell'articolo 4 fa un richiamo preciso e obbliga
il MIUR a aggiornare costantemente queste linee guida ogni 2 anni, proprio per contestualizzarle e per renderle rispondenti ai problemi che man mano, è ovvio, possono cambiare, ma anche per proprio le specifiche nostre istanze come docenti e come operatori. Quindi abbiamo, e li trovate anche queste in rete, le linee guida ultimissime del 2017, che sono un aggiornamento, rappresentano un aggiornamento e quindi un compendio a quelle del 2015. E quindi è già la prima risposta che ha dato il MIUR agli obblighi previsti dalla legge. Allora, il MIUR, oltre che emanare le linee guida, è ovvio che fa altro, e quindi abbiamo formazione del personale scolastico, promozione di un ruolo attivo degli studenti attraverso tutti i sistemi che già esistono di partecipazione attiva, parlo di consulte, associazionismo e quant'altro, e anche previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. Cosa fa l'USR? Allora, l'USR innanzitutto deve rendere attuative quelle che sono le indicazioni che vengono istituzionali e che quindi vengono dal MIUR. Quindi se esiste una circolare, se esiste, l'USR ha il compito di diffondere capillarmente, ma anche quindi promuovere in qualsiasi modo. E vengono emanate le linee guida, l'ufficio scolastico regionale ha il compito di far arrivare capillarmente tutte le informazioni centrali a livello capillare in tutte le istituzioni scolastiche. Ma nello specifico, quindi oltre che diciamo il compito di diffondere, quindi della comunicazione istituzionale, ma deve anche promuovere che cosa? La formazione, è quello che stiamo facendo, ma anche la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti finalizzati a realizzare azioni integrate di contrasto sempre del cyberbullismo, ma collegati nella più ampia area dell'educazione alla legalità. Allora, questi progetti, e qui andiamo già un po' più nello specifico, non so se qualcuno di voi è riuscito a candidarsi e quindi anche a realizzarli. È chiaro che noi qui stiamo facendo un po' della teoria, però poi vi invitiamo anche a realizzare delle azioni, e per realizzare delle azioni poi ci vorranno degli strumenti pratici e quindi dei finanziamenti. Di seguito poi mi soffermerò in maniera più specifica, però voglio farvi un quadro generale della governance. Quindi ora siamo arrivati a voi. Che cosa fa la scuola? Allora, la scuola, nell'ambito della propria autonomia, e quindi qui mi soffermo su questa parola, perché è ovvio che qualsiasi azione, qualsiasi decisione, anche la vostra stessa nomina e quindi la stessa individuazione, è avvenuta, mi auguro, in un contesto di piena autonomia, e quindi autonomia gestionale, organizzativa, didattica. Però ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, deve nominare un docente referente a cui affidare il compito di, e quindi già qui andiamo nello specifico dei vostri compiti, di coordinare le iniziative, quindi di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi delle forze di polizia, nonché delle associazioni e di tutte le risorse presenti sul territorio, quindi terzo settore. Allora, mi soffermo, c'è una nota sotto. Nella legge non viene specificato chi
individua il referente e con quali modalità. Ma quindi si lascia spazio, come vi ho detto un attimo fa, all'autonomia delle singole scuole. Quindi più genericamente viene detto ogni istituto scolastico nell'ambito della propria autonomia. Allora, il referente d'istituto ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto, però mi sembra un po' limitativo. Io dico che voi siete l'anima di tutte le azioni che si andranno a realizzare nella vostra scuola. Quel coordinare vuole dire tanto, però io ci metterei anche, ci aggiungerei proprio tutto in grassetto, deve promuovere le iniziative, le azioni. Coordinare mi dà già l'idea che qualcosa esiste, no, e va sistematizzato. Voi dovete essere l'anima, la forza pulsante. Deve venire da voi l'idea, lo stimolo di fare ciò che ritenete più opportuno, cioè di creare sportelli online, sportelli online se avete un sito, però di creare uno sportello, no, face to face, di fare formazione, di fare interventi di peer to peer, cioè date sfogo alla vostra fantasia, ma soprattutto date corpo alla vostra e gambe alla vostra professionalità. Ecco perché mi piace soffermarvi qui. Noi confidiamo e abbiamo riposto le nostre aspettative, le nostre speranze proprio in voi, nel vostro ruolo. Allora, coordinare, il legislatore forse non conosceva bene il funzionamento della scuola e quindi poi chi opera e chi fa che cosa. Allora, cosa fa la scuola? L'abbiamo forse detto velocemente. Cosa fanno i servizi territoriali? Va bene, non ve lo devo dire io. Sapete benissimo come rivolgervi alle risorse che esistono sul vostro territorio. Andiamo qui a informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero. Allora, le istituzioni scolastiche abbiamo detto che non solo devono contrastare, no, il fenomeno quando purtroppo già c'è, ce ne accorgiamo, antenne, ruolo di antenne, ma devono anche promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete, quindi collegandoci anche a tutte le attività previste dal Piano Nazionale della Scuola Digitale. Quindi far conoscere i vantaggi e l'uso corretto della rete. Allora, nella legge si indica anche che l'educazione è trasversale a tutte le discipline e quindi poi si può realizzare attraverso specifici progetti. Allora, ma nello specifico, quindi, che cosa fa la scuola? La scuola, quando si trova, quindi oltre che prevenire, deve contrastare, abbiamo detto, quando c'è l'azione, quando ci troviamo di fronte al caso di cyberbullismo. Cosa deve fare la scuola? Allora, nella persona del dirigente scolastico deve informare tempestivamente e deve informare chi? La competente autorità. Qual è? La polizia postale o il prefetto. Allora, io direi anche la magistratura, e quindi la procura, quando scatta e se è configurabile il reato penale. Allora, il dirigente scolastico però che cosa fa? Deve anche attiva nei confronti dello studente azioni di carattere punitivo, non punitivo sicuramente, ma educativo. Allora, le sanzioni che non abbiano carattere punitivo le abbiamo
mi auguro, spero, abbandonate già da un po', perché vedo che qualcuno forse non è molto d'accordo, però si è lavorato tanto su questo, no? E quindi parliamo dello statuto delle studentesse e degli studenti, no? E quindi quant'altro. Allora, le novità introdotte dalla legge comportano, e quindi ecco che cosa deve fare la scuola, un altro compito, comportano delle modifiche al regolamento d'istituto e al patto educativo di corresponsabilità. Allora, è ovvio che, e questo lo sappiamo, che molto spesso ci troviamo di fronte a dei regolamenti che hanno 5, 6, 10 anni, perché sono quei classici documenti che esistono nella scuola e che, insomma, diciamocelo pure, si ereditano, no? Parlo quindi, no, del regolamento d'istituto e del patto di corresponsabilità. Ecco, in questo caso noi siamo chiamati ad aggiornare il regolamento, perché sono cambiati gli atti da sanzionare. Cioè, un regolamento di 10 anni fa che abbiamo ereditato, sta lì tra le nostre carte, che ogni anno ripresentiamo, non va più bene, perché probabilmente non faceva accenno a delle azioni da sanzionare collegate al cyberbullismo, perché il cyberbullismo probabilmente 10 anni fa, 15 anni fa, non era preso in considerazione, perché esisteva come fenomeno ancora, ci appariva ancora in maniera rara, no? E occasionale. Quindi la scuola, e questo ritengo che sia un punto importante su cui soffermarsi, deve aggiornare annualmente il regolamento e il patto di corresponsabilità e assicurarsi che il patto di corresponsabilità arrivi realmente a tutti i genitori e quindi ci sia la piena condivisione. Allora, si arriva all'ammonimento. Come vi dicevo, l'ammonimento è da parte del questore. Mi riproponi? Vabbè, allora vado avanti. Allora, strumenti. Allora, quanto tempo c'è? Esaurito. Allora, questo è importante, perché non si va da nessuna parte se non ci sono poi, no? Gli strumenti operativi, no? E quindi i finanziamenti. Da dove, come muoverci e dove reperire queste risorse, in che modo? Allora, ex legge 440, sono 3-4 anni che non ci sono più i finanziamenti a pioggia, voi lo saprete, che venivano distribuiti alle scuole in base alla popolazione scolastica. Bene, ora, proprio per favorire un discorso di qualità progettuale, ora questi finanziamenti vengono assegnati sulla base della valutazione di progetti presentati. Allora, esistono dei bandi, questi bandi vengono comunicati, no, attraverso dei decreti ministeriali. Il decreto ministeriale viene emanato ogni anno, quindi comprende una serie di bandi. Ogni bando è relativo a una specifica tematica. Anche per il cyberbullismo abbiamo il bando ad hoc. Allora, ci si candida, ovviamente il primo passaggio è conoscere il DM, conoscere il bando, partecipare. C'è poi una selezione, sempre sulla base della qualità e quindi sulla base del rispetto di criteri richiesti, e quindi ci sono finanziamenti ad hoc attraverso quindi l'ex legge 440, per quello che riguarda la Regione Puglia, attraverso il catalogo ASL, attraverso finanziamenti di progetti promossi dalla Polizia Postale, dal Corecom, dagli enti locali e progetti del privato sociale. Andiamo allo specifico, però qui mi dà altri 5 minuti. Generazioni connesse, ho l'archia alle spalle. Generazioni connesse, allora, che cos'è? Quando vi accennavo prima che il MIUR lavora su questo
questa specifica area ormai da più di 15 anni, vi dicevo che tanto è stato fatto, anche se tanto ancora c'è da fare. Allora, esiste questo sito Generazioni Connesse, che è veramente costantemente aggiornato ed è ricchissimo. Allora, voi se vi sentite poco attrezzati, poco formati, se avete difficoltà ora a iniziare questo nuovo lavoro, benissimo, vi invito ad andare su questo sito, perché veramente vi può fornire degli strumenti utili in tutto, perché c'è un'ottima bibliografia, perché c'è uno spazio dedicato ai genitori, uno spazio dedicato ai ragazzi, c'è un repository dove troverete materiale e documentazione d'archivio, ma c'è anche il collegamento a, vedete, non so se riuscite, al Sefer Internet Center, no? E allora, infatti, il sito Generazioni Connesse è realizzato anche questo attraverso i fondi del Sefer Internet Center. Allora, Sefer Internet Center non... cos'è? È un progetto europeo, detto brevemente SIC, e siamo al... ci accingiamo a partire con il sesto anno. Il progetto è triennale, è finito già il secondo, l'ultimo anno del secondo triennio, ed è un, come dicevo, un progetto europeo che ha varie azioni, ma punta soprattutto sulla formazione docente, sulla attivazione di percorsi specifici che possono compiere le scuole, e oltre che l'offerta di un sostegno costante. Allora, cosa voglio dire sinteticamente? No? Che attraverso il SIC le scuole possono iscriversi a questi progetti. I progetti sono diversificati, perché c'è la scuola che si iscrive deve inizialmente accettare una fase di autovalutazione, per cui attraverso i risultati, no, di questi quiz a cui risponderà, no, e di questa fase, lo stesso sistema centrale che gestisce, quindi l'amministratore del sistema, individuerà il livello di sensibilità che la scuola possiede, no, in fase preliminare, per cui sarà il sistema centrale a deliberare che questa scuola potrà aderire, in che modo? Percorrendo il percorso formativo e quindi il progetto fase A, fase B e fase G. Quindi avremo tre diversi livelli, no, che vengono proprio dalla diversa sensibilità già in possesso della scuola e del livello raggiunto dalla scuola. Il livello viene identificato attraverso una fase di autovalutazione. Dopodiché verrà mandata alla scuola, verrà mandato un kit con una serie di materiali vari, verranno date le indicazioni per cui la scuola potrà iniziare questo percorso, questo progetto, che coinvolgerà da una parte i docenti, da un'altra parte gli studenti, e a fine anno si trarranno le conclusioni e ovviamente ci sarà una fase di valutazione finale. Quindi si potrà poi fare un riscontro, no, rispetto al livello raggiunto, quindi il traguardo conseguito con questo percorso. Sul sito, quindi altro strumento, sul sito
cosa troverete alla fine? Il vademecum. Il vademecum è una guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse all'utilizzo. Allora, questa è la definizione. Detto in parole semplici, troverete tutto. Troverete tutto. Parliamo di 90 pagine. Allora, immaginate che nelle ultime pagine ci sono anche i riferimenti con gli indirizzi, i numeri di telefono. Vuoi far vedere? Impossibile. Non sta caricando. Ci sono anche gli indirizzi con i numeri di telefono, no? E con i riferimenti, gli account per poter scrivere, di tutti i responsabili a livello istituzionale che lavorano su queste tematiche. E quindi parliamo dell'ufficio scolastico con nome, cognome, referente, chi è, dove trovarlo, il garante per l'infanzia, polizia postale, università e quant'altro. Quindi, sempre come mio personale suggerimento, consentitemelo, permettetemi, ecco, vi dico, andate su Generazioni Connesse e scaricate il vademecum. Allora, ultimo, mi fermo, dopo questa non è una corsa, è una cavalcata. Allora, piattaforma Elisa, che cos'è? È l'ultima mega grande azione che ha posto in essere il MIUR. E l'ultimissima, perché è datata, è venuta fuori ed è stata pubblicizzata, resa pubblica e usufruibile da non più di 10 giorni. È stata presentata infatti a Didacta il 16 ottobre. Allora, che cos'è? È una piattaforma che è stata elaborata in collaborazione Direzione Generale per lo Studente, che è la Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione, del nostro Ministero, che ha competenza specifica su queste tematiche. Mi soffermo perché è giusto che sappiate chi sono anche i vostri riferimenti a livello di amministrazione centrale, perché un qualsiasi problema alto, oltre che altro, o andare sul sito MIUR, sapere dove andare poi a cercare, no, le specifiche informazioni, perché la DG competente è la Direzione Generale per lo Studente. Quindi questa piattaforma Elisa è stata realizzata dalla DG Studente, quindi con i fondi della DG Studente, in collaborazione con l'Università di Firenze. Quindi mi rifaccio a quell'accenno iniziale, professoressa Menesini, quel riferimento vi avevo già dato. La professoressa Menesini, che è la referente scientifica del MIUR, ha collaborato alla realizzazione di questa piattaforma. Allora, nella piattaforma, la piattaforma e-learning è rivolta, mentre su Generazioni Connesse si affronta il problema tutto tondo e quindi c'è anche lo spazio dedicato agli studenti e ai genitori e a chiunque voglia sapere e capire qualcosa di più, Elisa, piattaforma Elisa, è uno strumento ad uso esclusivo dei docenti, possibilmente dei docenti referenti. Allora, io passo la parola alla professoressa Santa Croce, 2 minuti, ora sarò io, che perché lei ha partecipato a un incontro, quindi come vedete sono anche segnali per farvi capire quanto noi come ufficio scolastico regionale di ramazione dell'amministrazione centrale siamo impegnati sul tema. La professoressa Santa Croce la settimana scorsa, venerdì scorso è stata chiamata a Roma in qualità di referente regionale, perché a Roma hanno organizzato un incontro specifico per i 20 referenti regionali per illustrare Elisa. Quindi
nessuno meglio di lei ci potrà dire qualcosa in più. Vai. Sarò veramente velocissima. Allora, ad ogni referente di scuola è chiesta l'iscrizione a questa piattaforma. Di ogni scuola si possono iscrivere 2 docenti. So che moltissimi, noi siamo come Puglia la terza regione per iscrizioni sulla piattaforma, però questa piattaforma deve essere attivata, diciamo, a tappeto in tutte le scuole della regione. Questo ci viene chiesto perché è un'occasione di formazione dove ci sono moduli di formazione che sono sequenziali, cioè nel senso che è step by step. Si finisce il primo modulo, c'è una valutazione che serve solo a noi, quindi non siamo valutati dal sistema centrale, ma è semplicemente capire se ci sono delle cose che dobbiamo riguardare, e poi si passa al modulo successivo. Ci sono degli esempi, ci sono soprattutto degli strumenti didattici da poter utilizzare nelle nostre classi. C'è la possibilità di scrivere, quindi chiedere suggerimenti, aiuto, consulenza all'equipe dell'Università di Firenze che fa capo ad Ersilia Menesini, e quindi è veramente uno strumento per noi, uno strumento pensato in funzione di una formazione che non è solo in presenza, ma è una formazione che noi possiamo gestire nel nostro tempo. Alla fine di questo percorso viene rilasciato l'attestato di formazione, perché ci si collega alla piattaforma Sofia. L'unica accortezza che dobbiamo avere, ve lo dico perché hanno chiesto di sottolineare questo aspetto, è che noi dobbiamo scaricare il modulo, farlo firmare al dirigente scolastico, ricaricare il modulo e chiedere quindi l'iscrizione. Ci arriverà il link, bisogna aprire il link e quindi accreditarci. E mi avete detto di essere veloce, quindi io sono. Allora, scaricare il modulo, chiedere quindi 2 per scuola. È naturale che lì dove noi siamo in presenza dei comprensivi, sempre 2 sono gli insegnanti, o di più plessi, e 2 per codice meccanografico, diciamolo in questa maniera. Quindi 2 docenti scaricano il modulo, la dirigente firma il modulo, si ricarica il modulo sulla piattaforma, lo si invia, l'università ci accredita mandando un link dove noi clicchiamo, si apre questo link e quindi mettiamo come al solito il flag non sono un robot, e quindi possiamo scrivere i nostri dati. Avremo quindi un nickname, una password, eccetera. Se non facciamo questo procedimento, se avete difficoltà, potete scrivermi mariateresa.santacroce@istruzione.it e diciamo che risolviamo i problemi strada facendo. Grazie. Maria Teresa, tutto di seguito, @santacroce@istruzione.it. Allora, stavamo parlando di Elisa, no? Perché è venuto fuori questo discorso? Ecco, l'uso positivo dei media. Noi avevamo un problema, quando io dico noi, dico, parlo dell'amministrazione, no? Del MIUR. La legge introduceva la figura del docente referente, ma ci obbligava anche a formare questi docenti referenti. Capite bene che con 8.500 istituzioni scolastiche in Italia, allora per 2 minimo, no? Docenti referenti, è ovvio che parlare per immaginare di poter fare degli incontri in presenza rivolti a 20.000 persone non era possibile. Quindi è nata proprio l'esigenza, è nata l'esigenza di usare la rete, quindi di lavorare, di adottare l'e-learning, no? E quindi immediatamente, comunque con i tempi ministeriali, nel giro di qualche mese è partita la piattaforma Elisa.
Avrei ancora mille altre cose da dirvi, ma vorrei lasciare qualche minuto ancora di spazio al dibattito, e quindi se ci sono domande, se volete che venga approfondita qualche altra cosa, siamo qui. Diteci, prego, viene che si avvicina. Sono docente di questa scuola, mi chiamo Lucia Scardi e ho partecipato con grande interesse e con grandi risultati al programma Unplugged, che è stato veramente unico e ha dato dei buoni risultati, dicevo. Ora, sarebbe possibile poter attuare un programma similare, qualcosa da fare con i ragazzi? Noi abbiamo parlato di quello che dobbiamo fare noi. Dobbiamo formarci, dobbiamo tutto quello che è stato detto. Ma io penso, nel mio piccolo, diciamo per l'esperienza che ho, che sarebbe veramente utile poter parlare ai ragazzi e fare un programma che parta dalle scuole elementari e poi a ricaduta fino alle superiori. Perché i ragazzi tante informazioni non le hanno delle famiglie, hanno qualcosa, c'è qualcosa, e poi i ragazzi tra di loro si aiutano, non vengono dagli insegnanti a dire c'è qualcuno che mi ha adescato, qualcuno che mi ha dato l'appuntamento, se lo dicono, dicevamo prima con la collega, se lo dicono tra di loro, i ragazzi si aiutano. Grazie, purtroppo è solo una questione di tempo. E quindi sintetizzare è sempre un grave problema. Allora, dunque, questa fase, no, è solo la fase iniziale, propedeutica. Non possiamo immaginare di lavorare nelle scuole se non vi mettiamo in situazione e non vi forniamo gli strumenti necessari. Quindi proprio quella formazione di base, no? Che viene anche proprio dalle definizioni, dall'identificare il concetto, no, di bullismo e cyberbullismo. Ma questo è solo essenzialmente il primo step, perché in qualsiasi progetto che si va a svolgere nella scuola si sa che il momento iniziale è quello della formazione e poi si va avanti. È ovvio, ma lo richiama anche la legge, di fare interventi specifici che coinvolgano i ragazzi. Quindi quando parliamo di peer-to-peer è ovvio e scontato, ma non possiamo già arrivare alla peer-to-peer se non. Quello che dice lei è giustissimo, tant'è vero che noi immaginiamo sempre, abbiamo parlato tanto di antenne voi, ma dobbiamo lavorare perché nelle scuole ci siano le antenne vere, cioè i ragazzi. Perché per tutto quello che ha detto, noi condividiamo pienamente. I ragazzi parlano più facilmente tra di loro. I messaggi, purtroppo spesso negativi, ma quando vogliamo far passare anche i messaggi positivi, possono passare solo in una comunicazione tra pari, no? Tant'è, le dico qualcosa di più. Noi abbiamo il nostro progetto regionale finanziato coi famosi fondi, no? Quelli che a cui facevo accenno prima, della 4X440. Il nostro progetto regionale che ha messo in rete una serie di scuole, no? Rappresentanti delle varie province, prevede varie fasi. Ora stiamo formando i docenti, quindi stessi step, Ora stiamo formando i docenti referenti delle scuole coinvolte in rete in questo progetto, ora, e faremo un seminario in presenza residenziale specifico rivolto a questi 30 docenti di queste scuole. Ma a gennaio abbiamo ipotizzato di chiamare lo stesso numero 30, ma invece che docenti, ragazzi, solo ragazzi. Cioè una rappresentanza di ogni scuola di alunni che hanno dimostrato una particolare sensibilità, attenzione a quant'altro. Dobbiamo ancora
identificare quelli che saranno i criteri, no, di selezione di questi ragazzi. Probabilmente saranno quelli che hanno già svolto attività nella partecipazione democratica, che, no, che sono rappresentanti di istituto, consult, perché sono già più o meno già nella loro figura, no, l'identità di leader, e quindi più facilmente si possono fare portavoci. Però il nostro progetto prevede che a gennaio chiamiamo questi 30 ragazzi, faranno un incontro residenziale di un giorno e mezzo, perché li andremo a formare, perché loro stessi poi, tornando nelle loro scuole, possano essere il riferimento per tutti gli altri. Quindi condivido pienamente quella che lei ha evidenziato come una vostra esigenza. Qualche riflessione, una breve riflessione, se mi è consentito, ma questa volta a titolo personale, quindi non parla assolutamente la dirigente Novelli, ma la professoressa Castagnello, della sua esperienza. È un po' una riflessione, una considerazione veloce che si riaggancia a quanto affermava appunto il professor Marciano, no? Quando parlava di progetti educativi, formativi sui bisogni che stanno alla radice, in parte anche a quanto riferiva la dottoressa Di Febo, no? Quando dice, no, docenti come antenne, ma non vogliamo essere, no? Non dovremmo essere antenne, no? L'antenna interviene successivamente, al contrario, quello è il nostro problema. Arriviamo sempre dopo, a raccattare i cadaveri, arriviamo sempre dopo le alluvioni, e quindi il discorso di arrivare un po' prima, ecco. Però in questo, perdonatemi, ma vorrei essere un po' inattuale, niccianamente, può suonare provocatorio per quello precisato che è una mia posizione. Insomma, a mio parere bisogna scavare, bisogna andare a fondo, cioè se dobbiamo agire sul prima occorre scavare, perché le domande di senso ci sono nei ragazzi, spesso mancano le risposte di senso, e se non le diamo noi le risposte di senso, quegli spazi di domanda, quegli spazi dell'anima o quegli spazi fisici, vedi San Lorenzo, non è che rimangono deserti, vengono occupati da altri, vengono occupati da altro. Io volevo un po', no? Alle volte il rinnovamento lo si fa anche attraverso l'inattualità, se siamo troppo schiacciati sul presente, no? Essere inattuali può anche significare essere, no? Pensare di essere un po' più indietro, ma magari si è un po' più avanti. E con quali strumenti? E con lo strumento, così mi viene in mente un'idea, una didattica della verticalità, una didattica che pensi alla grammatica delle emozioni profonde, ma ci vuole tempo e bisogna essere pesanti, come Nietzsche che diceva: io non sono un indagatore, sono solo molto pesante, cado fino a quando arrivo in fondo. E quindi assieme ai ragazzi in questa grammatica bisogna andare giù. Dante è andato giù e non era da solo, era con Virgilio, da solo non ce l'avrebbe fatta, ma assieme ce l'hanno fatta. E poi sono ritornati a rivedere le stelle e giù hanno incontrato i mostri, i demoni, i demoni, però anche il fascino strepitoso, il fascino tragico del male, hanno incontrato la bellezza che salva. Quindi la mia proposta è quella di una grammatica delle emozioni, di un lessico delle emozioni, però ci vuole pesantezza, non me ne voglia Calvino. Pesantezza è un po' più di tempo e un pizzico di inattualità. Grazie. Altro? Avete altro da aggiungere? Volete qualche altro chiarimento? No. Comunque, come vi è stato detto, noi ci siamo, se avete bisogno di qualsiasi cosa,
potete fare riferimento sia alla professoressa Santa Croce che a me, e con questo ci salutiamo e vi auguriamo buon lavoro. Grazie per l'attenzione.